Amici di Twitch, buonasera a tutti e benvenuti Buonasera. ragazzi alla sera Ciao. delle sere. Stasera è veramente un episodio speciale, il nostro Live Talks numero 238. Incredibile, incredibile, veramente. Chi avrebbe mai detto? Chi porta pure bene. Porta bene il 238, non sapevo. Oh, è vero, storicamente porta bene. Buonasera. Io insegno, l'avrebbe detto. Sì, avrebbe detto. Episodio 238 speciale su Spider-Man Across the Spider-Verse, l'abbiamo denominato tra doppiaggio e fumetto perché abbiamo con noi le eccellenze, i protagonisti che hanno reso questo film incredibile con le loro voci, e anche Mattia De Iulis, che ormai lo conoscete, un fumettista straordinario che ha lavorato proprio su Miles, no? In due occasioni, se non erro, o anche di sì. più. Mattia, no, cioè speravo di più. Però in due occasioni, una per la cover, una variant con Predator, e un'altra invece per l'iniziativa di Panini, quella che è uscita in questi giorni per il blind pack su Miles Morales. Fantastico, fantastico. Io comunque vado innanzitutto a ringraziare i nostri ospiti di questa sera, quindi grazie, sono tutti recidivi, anche qualcuno anche più di una volta, quindi non fatemelo anche dire, un po' colpa vostra. Quindi andiamo a ringraziare Emiliano Coltorti, Tommaso Di Giacomo, ciao. Emanuele Ruzza, Roscini Cosia, Mattia De Iulis e Simone Mori. Grazie mille per essere qui con noi questa sera. Un saluto anche a tutti voi che ci state seguendo, ai mod, che è la polizia del canale, quindi mi raccomando, fate i bravi, potete dire e fare quello che vi pare come al solito, però con cordialità, con educazione, senza insultare come ogni tanto succede, perché altrimenti prima vi bannano, anzi prima vi sospendono e poi vi bannano. Un saluto anche ai nostri VIP, sono gli irriducibili del canale, Tommy Rolando Under the Hood, Simona Otto e Mr. Lannister. Un saluto anche a tutti gli altri che non hanno il saluto personalizzato, però vi vogliamo comunque tutti bene. Andrea, mi dici al volo i comandi chat prima di iniziare a bomba con lo speciale? Va bene. Mi raccomando. Vai. Ok. Monte Scamativo Telegram vi rimanda un link per il nostro canale Telegram, è gratuito e potete ricevere tutte le news sul canale, quindi dirette, ospiti, eventi, insomma tutto quello che ruota attorno a noi. Monte Scamativo Sub vi fa vedere un link dove potete sottoscrivere un abbonamento al canale che è gratuito per tutti coloro che hanno Amazon Prime, ha un costo crescente per tutti gli altri. Saltate la pubblicità, recuperate gli episodi del passato, usate l'emoticon di Luciano con la parrucca bionda che ultimamente vi sta piacendo parecchio, dobbiamo dirlo, e soprattutto potete entrare nel gruppo Telegram dove ci siamo noi e alcuni ex ospiti che parliamo un po' del più e del meno. Una caciara però divertente. Punto esclamativo ospite vi rimanda i link dei social di tutti i nostri ospiti di stasera, quindi vi raccomando, seguiteli, ma sempre con rispetto, insomma, non stalkerateli, siate buoni anche in quel caso. Punto esclamativo quote pesca una frase storica dal calderone delle frasi storiche dette da noi o dei nostri ospiti durante le live. Punto esclamativo partners, roba da doppiatori e le voci del doppiaggio. Punto esclamativo website, il nostro sito web. Fantastico, fantastico. Precisazione, state già facendo le domande che verranno lette nella seconda parte della live, usando i Gigovat, però, questo è uno speciale su Spider-Man Across the Spider-Verse. Non fate domande sì. tipo, qual è il tuo colore preferito, oppure che ne pensi? Ah, non si può. Verde. Cioè, questa sera cerchiamo di fare, di uscire un po' dal nostro seminato, che di solito nelle live singole si può chiedere un po' di tutto. In questo caso cerchiamo di fare domande pertinenti, almeno chi più chi meno, all'argomento. Però io il colore almeno lo sapevo. Verde, l'hai detto subito. Vedi. Ma verde speranza? Verde speranza per quello che rimanda... Certo. Verde natura. Verde dollaro. Verde dollaro. Verde dollaro. Ieruzza. Vi capite alla perfezione. Sì. Codice. Abbiamo gli stessi interessi. Sì. Vedi. I soldi. Bravo. I dollari. I dollari. Vedo Emiliano senza neanche una macchia, effettivamente stasera riguardo il film. Allora, io andrei a fare la prima domanda un po' generale a tutti, no? Che è quella specifica su Spider-Man, nei due aspetti. Cioè, io vi chiederei il vostro primo ricordo o il vostro primo approccio con Spider-Man da fruitori, e invece il vostro primo ricordo barra approccio con Spider-Man per quel che riguarda l'aspetto lavorativo. Cioè, qua, in queste due scissioni, no? Lato personale,
avrete avuto tutti un primo apricordo con Spider, magari, magari no, o magari no, insomma, cioè, ecco. A me non me ne fregava niente prima, mi sono ritrovato qua a fare questa lavorazione. E inizierei proprio in senso orario, così come vi vedo, quindi Emiliano. Da fruitore, io Spider-Man ho un ricordo ancestrale, perché sono cresciuto con i fumetti, uh-huh. Ho imparato a leggere con i fumetti, da quelli della Marvel, ancora prima quelli della Disney, o così New del Soul, con Asterix e cose del genere. Quindi boh, non ti so dire esattamente un momento, una cosa, però mi ricordo da sempre che c'avevo in mano fumetti, e per me l'amichevole Spider-Man di quartiere, l'amichevole Uomo Ragno di quartiere, era proprio una cosa con cui sono cresciuto, ce l'ho da sempre. E quindi, rispondendo alla seconda domanda, è stato adesso. Io non ho mai avuto niente a che fare prima con, professionalmente, con, mm-hmm. a che fare con Spider-Man, e quindi è stato un regalo pazzesco questo qui, perché mi sono ritrovato comunque a entrare trasversalmente, però con un personaggio fantastico all'interno del mondo del moderno di Spider-Man. Quindi, ora. Ora che poi, essendo, come dici te, no, lettore di fumetti già dagli albori, penso sia stato una bella soddisfazione, una bella emozione, no? Entrare. Mamma mia, no, guarda, è stata, per quanto mi riguarda, paragonabile soltanto al culo che ho avuto nell'essere stato scelto per doppiare il mago nel Diablo 4 che è uscito adesso, il gioco. E io ho perso la mia esistenza sui vari Diablo, cioè c'è un numero di ore di gioco che è impressionante, non lo dico pubblicamente, PSO e vi portano via i miei figli, non lo saprete mai. Però è esattamente a quel livello lì, cioè di trovarti a dire porca miseria, cioè io sono dentro a qualche cosa che per me era la fantasia da guardare, da vedere, da immaginare come tua, dire ah, che figo, che bella perderti in mille cose, che poi diventano parte della tua vita reale. Quindi sì, è stata una fortuna pazzesca, sono tuttora felicissimo, non ho smesso di essere felice per questa cosa, anche perché il film non l'ho ancora visto. Quindi ho ancora proprio il credito da riscuotere di andare da spettatore a vedere che cosa cavolo è tutto il film. Ok, bene. Tommaso? Ma guarda, io avendo praticamente 12 anni d'età mi sono perso tutta la fase del fumetto. E quindi in realtà l'ho conosciuto con Tobey Maguire, come penso la maggior parte della mia generazione, o almeno spero. E poi vabbè, ci sono stati i vari cartoni che hanno fatto nel tempo, quindi magari ci sono anche un po' cresciuto. Tra l'altro mi ricordo che a un certo punto ho realizzato di aver già visto altre versioni di Miles Morales. Quando mi hanno chiamato a farlo, sinceramente è stato molto random. Insomma, ho ritrovato lì dopo 12 anni che non sentivo parlare di questo personaggio. Ah, mica male. Ma in che senso è stato molto random? Beh, inaspettato. Ah, ok. Comunque non sono mai stato uno che prende chissà quanto lavoro, proprio per scelta, perché mi prende proprio il crollo emotivo. Però proprio per questo, quando mi è arrivata una proposta per una roba così importante, ho fatto beh, ammazza. Poi quando insomma mi hanno comunicato anche che l'avrei fatto io, puoi immaginare la sorpresa. Chiaro. Emanuele? Io, guarda, quasi come Toso, con tutto che ho qualche anno di più, non vi dirò mai quanti, anch'io l'ho scoperto, insomma, con lo Spider-Man di Raimi, insomma, con la saga cinematografica. È ovvio che avessi già posato gli occhi su qualche cartone animato, su qualche fumetto, ma non ti so dire proprio la prima volta che ho avuto a che fare con uno Spider-Man. Probabilmente sarà stato un pupazzetto di plastica, però a parte questo, sì, anch'io con quella saga lì, era il 2002 se non sbaglio, parliamo di un bel po' di tempo fa. Sì, parecchio. Che forse coincide con l'anno di nascita di Tommaso proprio. Esattamente. E pensa che io sono andato al cinema. E quindi, no, a parte questo, sì, forse il primo approccio che ho avuto non è stato proprio Spider-Man 2099, ma è stato un altro Peter Parker del trailer. Se voi vi andate a vedere il trailer di
Spider-Man Beyond the Spider-Verse, no, Beyond the Spider-Verse, scusa, quell'altro, Into the Spider-Verse, e il Peter Parker che dice era solo una scusa per fare team building, sono io. Quindi quel Peter Parker, diciamo che dovevo essere io. E poi non è andata così, non vi sto a dire perché, ma poi dopo sono ricicciato dalla porta di servizio con la scena post credit che poi avete visto nella fine del primo film. Ma ha detto culo, perché poi nel secondo film lui ha avuto tutt'altro sviluppo, come sapete. Invece l'altro Peter Parker no, come sapete. E sì. Sì, quindi sarebbe stato impossibile. Tutto torna, cioè sei uscito dalla porta, sei rientrato dalla finestra e invece poi c'è avuto un ruolo principalissimo. Invece era un portone. Esatto. Sì, sì, poi vi dirò se i retroscena che ci sono stati rispetto al fatto che molto probabilmente avrei anche potuto non fare il secondo film, ma questo lo affrontiamo dopo. Sì, l'affrontiamo però, perché questa siamo curiosissimi. Sì, l'affrontiamo, vi lascio questa chicca così. Esatto, ci ha lasciato questo spunto di discussione da riprendere tra Potevo un po' non essere io Miguel O'Hara nel secondo film. Incredibile. Oh, ricordatemelo in chat di riprenderla sta cosa tra una mezz'oretta. Roscino. E non è questione di soldi. No. Io, come Tommaso Emanuele col film di Tobey Maguire del 2002, io avevo tipo 9 anni, quindi è stato il primo film, la prima volta insomma che ho visto Spider-Man, perché fumetti non ne leggo e figure da 9 anni non ne leggevo, e rimane il mio film, cioè uno dei miei Spider-Man preferiti, cioè se, quindi cioè, sono abbastanza affezionata a quel film, perché parla di un supereroe, però è molto, diciamo, si parla anche molto di vita reale, non c'è qualcosa, non c'è niente di esagerato, cioè Spider-Man, Peter Parker ha dei sentimenti, diciamo, molto umani, tutti loro mostrano molto le loro fragilità, ma non in maniera comica, cioè come dovrebbe essere, e quindi rimane insieme a, vabbè, ovviamente Into the Spider-Verse e a Crawler, e vabbè, uno dei miei preferiti. Il primo di Spider-Man, quindi vabbè, comunque sì, ci ho avuto a che fare per la prima volta con quel film. Ok, sì. tutti con Tobey Maguire, è andata la grandissima. Ma è stato poi il primo. È pure per una questione generazionale, cioè come diceva Tommaso, cioè io ho 9 anni, quindi il primo grande film forse della mia vita di Spider-Man è stato quello, penso. Ok, sì, non mi ha fatto un brutto effetto rivederlo nell'ultimo film, parentesi, quando l'ho visto mi sembrava un po' tipo Spitz del Centranzi, cioè non è invecchiato un po' male? Aspetta di vedere The Flash con Batman, con Michael Keaton, ho paurissima. Aspetta di vedere quello. Va bene, Mattia? A me no. Io sono vecchio, quindi non faccio. No, però è grande. Non lo so, però a differenza tipo di Garfield, che l'ho visto bello fresco, ovviamente è passato anche meno tempo rispetto al suo film, però vabbè, Maguire sì, c'ha qualche annetto, però non è invecchiato male, tutto sommato chi ha fatto fini peggiori, ok. Forse perché è passato più tempo dal film di Tobey Maguire. Ha fatto, che ne so, Macaulay Culkin. Particolare. Spider tossico faceva. Mazza in chat, che cattive sei, ma Keaton, ma perché qualcuno vedrà The Flash? Cioè, ma sì, ragazzi, vedrà. Ma sì, lo vedranno. Anche per poterne parlare male. Di Ezra Miller lo vedranno. Sicuro. Mattia? Allora, io ho un amore, cioè un ricordo di Spider-Man, cioè con un amore un po' indiretto, perché nel senso che ero più fissato con Venom, ricordo che avevo questo pupazzetto di Venom e fui tipo tristissimo quando lo persi, non lo ritrovai più, e quindi quello è il primo ricordo di quell'universo lì. Poi a livello lavorativo, cioè, sì, esatto, sì. Cioè, io ho sto ricordo di sto pupazzetto, me lo ricordo proprio perfettamente com'era, piccolino, però non mi è più ritrovato e era figo, cioè ovviamente il mio ricordo lo ritrae fighissimo e magari era cagato. No, hanno fatto un tributo a questa scena nella Ricerca della Felicità, non so se ti ricordi, Will Smith, il bambino, lui cade il pupazzetto, sta Oddio, non me la ricordavo.
Quello è un tributo, lo so, perché Muccino proprio tratto dalla storia di Mattia, sì, esatto. Vabbè, regista italiano, esatto, se siamo sentiti prima. E invece a livello lavorativo io ho avuto sempre un po' paura di Spider-Man, non l'ho mai disegnato quando mi esercitavo per fare portfolio per Marvel, e poi me Kelly Thompson scrivendo per Jessica Jones, quando io lavoravo per Jessica Jones, me l'ha piazzato in 3-4 pagine e quindi ho dovuto disegnarlo per forza, un po' quello il primo approccio lavorativo. È piaciuto a un sacco di fan, tutti che chiedevano insomma, magari adesso ci esce anche una storia su Spider-Man, che ancora non è arrivata, però l'ho disegnato su cover, e quindi magari chissà, a settembre quando torno in Marvel potrebbe capitare. Io non so ancora niente, quindi vorrei dirvi qualcosa. Una cover ricercatissima, poi mi verrebbe da dire. Sì, questa qua, sì. Solo per rendere la chat partecipe di questo disagio che stiamo vivendo. Cioè, la cover di Mattia è in tiratura 50 copie nel mondo. In realtà dovrebbe essere solo in Italia, ma Panini ha venduto in tutto il mondo. Vabbè, ma lui ce l'avrà un PDF così da girarci. Sì, no, vabbè, c'ho la cover che ho disegnato. C'è quella che ha disegnato. Allora, ve la faccio vedere, dato che stiamo parlando della cover, ve la faccio questa vedere. Questa fantastica cover su eBay qua viene venduta alla bellezza di 1.300 euro. Vi metto la... vi cambio scena così vi si vede a voi in chat un po' più grande. Allora, questa è la cover di Mattia De Iuris, che secondo me è straordinaria. Variant Ultra Limited in 50 copie nel mondo. Cioè, è una cosa bellissima. Bellissima. Quindi, grazie. Complimenti Mattia, anche in chat. Bella, bella, complimenti. Un botto di complimenti, fantastico. Quindi, forte. Quindi ci stanno più PS5 che cover. Sì, ho fotografato. Io ho fatto uno screenshot, mo la vedo. Io Beh, oh, se è una copia sta a 2.400 euro, screenshot che a 100 euro non lo vendi. Cioè... Sì, infatti sto punto. Sì. Ci metto pure un vocale di Tommaso, che so che a lui piace. Soprattutto di recente abbiamo ricondiviso le clip. Sì, 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 sì. Ho studiato. Va bene, però Tommaso può diventare un business, perché se vendiamo a 100 euro la foto più un tuo vocale, ti diamo... Almeno 5 piotte con un vocale suo, ci mettiamo d'accordo. No, i soldi non fanno mai schifo, guarda. Bravo, vedi? Però, no. Complimenti. Può creare un business dietro questa cosa, ok. No, perché più che altro il conto è che mi dice, oh, mi fai la voce, però se sono 500 euro in ballo, forse uno comincia pure a dire, vabbè, forse, dai. Diventa un po' un OnlyFans della voce. Un OnlyDub. OnlyDub. Ah, interessante. Io non vorrei dare idee a qualcuno, però sì, perché no. OnlyDub. Bello. Bello. Abbiamo anche il nome, abbiamo il format, abbiamo l'idea, cioè la lanciamo. Sì. Che registriamola. Simone, invece, qual è stato il tuo primo approccio con Spider-Man in entrambi i lati? Allora, chiaramente da ragazzino i fumetti giravano, io non ero un grande appassionato, io ero più per Tex Willer, Zagor e Comandante Mark, però italiano. Mi capitavano ogni tanto. Però in quel genere preferivo i Fantastici 4, quindi sì, lo conoscevo, ma non ho mai avuto una gran passione. E diciamo che il risalto ce l'ha avuto anche per me, anche se già ero grande, e col film di Maguire. E, tra l'altro mi ricordo un aneddoto particolare, perché non so cosa ho fatto qualcosa di piccolo in quel film, ma mi ricordo che ci fu un casino che o fermarono l'uscita o aspettarono, abbiamo dovuto ridoppiare delle cose perché c'erano le torri gemelle. Nel film lui saltava tra le torri gemelle e c'era stato nel frattempo l'attentato, per cui hanno cancellato tutte quelle scene, hanno rigirate, e non so se hanno cancellato col computer dove hanno potuto, sì, poi sì, hanno rigirato le scene, per cui l'uscita è stata ritardata parecchio rispetto a quando era già pronto il film. Per questo fatto, questo è un ricordo che ho del primo Spider-Man, che ho anche visto e mi ha abbastanza divertito, ma non sono un grandissimo appassionato dell'Uomo Ragno, sta pure un po' sul cavolo, perché tira ste ragnatele e finiscono mai in doccia, avrà beh, sono tipo sputi, ma sì, però non mi piace, non è un supereroe, cioè, a me per esempio di Fantastici 4 mi piaceva la cosa,
perché quello oggettivamente ha dei poteri, è grosso una cifra, è certo. Oppure fiamma, torcia lì, perché umana, sì. E lui la volava. Certo. Invece lui stava lì con ste ragnatele, saltava, poi tutta sta forza dove gli veniva. Insomma, non ti ha mai fatto impazzire. Da ragazzino non mi ha mai fatto impazzire. Però... Beh, la cosa perché ti sentivi rappresentato, no? Come i bambini dove? Che vedono i supereroi. Beh, io da ragazzino ero magro. Con le loro fattezze. Ah, no, no, io da ragazzino ero magro e atletico, quindi mi vedevo magari più nella torcia. Che... Beh. E poi c'è sempre questo... Questi supereroi a me mi fanno sempre un po' l'effetto di Clark Kent che con occhiali e senza, cioè, pure questo, ma quella donna non lo riconosceva mai, ci parlava attaccata a un centimetro dalla faccia, quello sempre Marco Vivio era, non lo riconosceva. Poi vestiti, magrolini, fisici da scaricatori di cotton fioc. Poi quella tutina di Spider-Man, una branda dei muscoli. Oh, ma l'hai ucciso, cioè in tre minuti l'hai distrutto. Vado, buonanotte. No, ma mi ha fatto ridere perché Andrea penso sia uno dei più grandi fan di Spider-Man in Italia, quindi mi sto immaginando il suo cuore in questo momento, mille pezzi che stai esplodendo. No, soffre in silenzio. Per farlo soffrire mi prenderò questi 2-3 minuti di Simone e glieli metterò di tanto in tanto. No, vabbè, ma è giusto perché gli supereroi soprattutto vengono visti in maniera diversa, quindi Spider-Man non piace a tutti, soprattutto nei fumetti poi. Nei film è già un po' più figo, quindi è già più gradevole, ma nei fumetti... A una certa diventa veramente traumatico seguirlo, perché è lui che dà la colpa a se stesso di tutto quello che accade, mezzo depresso, quindi la maggior parte dei fumetti di Spider-Man non sono divertenti. Capisco perfettamente quindi il commento di Silver Surfer mi piaceva. Silver Surfer. Me lo dovevo fare, il primo tatuaggio che mi volevo fare era quello, poi sono cresciuto. Loris Lodi. Bello, sì. No, mi sa che c'era stato, non so, mi ricordo se doveva essere lui, poi non è più stato lui. Silver Surfer. No, mi sa che non è stato lui. No, non è stato lui, no. Poteva essere lui. Lo chiamiamo adesso, lo facciamo entrare per raccontarci. No, per carità, no, non vorrei disturbare. No, non disturbiamo. Non era buona idea. No, infatti, non pare il caso di disturbare. Ci ammazza tutti. Bene. Grande Loris. Grande. Okay. Comunque può doppiare quello che vuole Loris Lodi. Assolutamente. E gli va. Assolutamente. E invece lato professionale, Simone? Lato professionale, io ho fatto il primo, questo qua a cartoni. Mm-hmm. Come si chiama? Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Sì. Quello lì. Ma era robetta, cioè non avevo tantissimo. Non mi ricordo se l'ho fatto perché il doppiatore... Voi sapete chi è il doppiatore originale? No, ma adesso ce lo dicono in chat. Andiamo a cercare. Adesso, tra Andrea che cerca in chat... Voi sapete... Brian Tyree Henry. Esatto, è un attore che... è quello di Bullet Train, anche. Sì. È un attore che ho doppiato spesso, quindi mi hanno chiamato per quello. Anche... ma lui è anche... Credo anche Hermes. Sì, no, ha fatto anche un'altra apparizione nei film dei supereroi. Sì, ma non, in quel caso non l'hai doppiato. Non l'hanno chiamato. Sai, sui cartoni non è automatico questo, perché tra l'altro non mi scoccia neanche tanto quando me levano l'attore mio sui cartoni animati, tanto chi se ne accorge. Non è che mi leva sto grande potere contrattuale perderlo sui cartoni. Mi è scocciato per perdere Donkey Kong, Seth Rogen su Donkey Kong, ma perché ho giocato per una vita a Donkey Kong con mio figlio, tutto là, però l'ha vinto un amico, quindi sono contento. Paolo Vivi. Okay. No, professionalmente, ti ho detto, ho avuto un approccio tranquillo, è un attore che conoscevo, quindi vocalmente gli andavo dietro abbastanza bene. Poi c'è Alessandro Rossi, quindi fai quello che dice lui per forza. Ok, ma aspetta, in chat Castel _M dice che ha trovato la cover di Mattia, cioè uno dei 50 che ha trovato...
Allora, tu adesso mi dici... Dai, che culo! Davvero? Tu adesso mi dici nome, cognome, indirizzo e a quanto la vendi? Cioè, 2400 euro? No, dai, noi che siamo amici, secondo vabbè, me... Vabbè, famo una cordata. Secondo me... Una cinquantina mi faresti molto felice, Castel underscore, però mi sa che non la venderà. Comunque, abbiamo in chat uno dei 50 nel mondo che ha trovato la tua cover, Mattia. Che culo davvero. Ma io se non vedo non credo, cioè deve fare la foto tipo Aldo Moro. Sì, non la venderò, non la venderò, aspetto una fiera per incontrare. Però ci devi far vedere la foto. Mo mandaci la foto così la facciamo vedere. Ha scritto la che non la venderà, vedere. Non la venderà, aspetto una fiera per incontrare Mattia e farmela firmare per tenerla. Mattia, non gliela firmare, cioè tu dici qua in chat che non la firmerà assolutamente. Ma questa no, firmagliela sopra, espresso. Emiliano, io sto rosicando. Io sto rosicando da morire, cioè io ti... non si sarebbe mai detto. No, Mauro, sai come gliela devo... Gli devi fare l'autografo e poi passa sopra con la mano. Vabbè, noi vogliamo la foto perché così siamo buoni tutti, cioè io pure te posso dire che l'ho trovata, guarda sta qua, cioè, però vogliamo vedere. Allora adesso la butto di sotto. Io il super world. Castel, ovviamente sto scherzando, cioè, ma su sta cosa, quindi non te la prendere, però mandaci la foto, guarda, fai una storia su Instagram e taggaci, perché noi se non vediamo non crediamo, giusto? Giusto. Quindi giusto. Taggaci e faccela vedere. Tutti però, come quando c'è lo spam dei siti che vendono cose, no? Ok, sì. Tag, tutti quanti devi taggare. Allora, Castel, tu prenditi questo impegno, ci taggerai a tutti, farai una storia Instagram tutti. E ci taggerai a tutti i presenti tutti. Per farci vedere che l'hai presa. Se ne manca anche solo uno, Mattia non ti firma la esatto, cover. Pena che Mattia non ti firma la cover qualora la incontrassi in fiera. Ci stai? Dimmi un sì o no e poi vediamo. Noi poi ti ripostiamo, te dice male perché oggi ci stanno tutti i doppiatori con pochissimi follower, però questo non vuol dire che siamo capaci. Abbiamo la creme della creme stasera, ragazzi, ma che state scherzando? Assolutamente no, è stato, cioè io vi riporto un commento perché poi in questi giorni, un po' come Mattia, a me piace, lui disegna ovviamente, lavora nel mondo fumetto, a me piace recensire ogni tanto, avendo visto poi tantissimi film nel corso della mia breve vita in questo momento, e non ho mai recensito sull'Uomo Ragno perché è sempre un qualcosa che mi crea un po' terrore, no? Non so mai quanto riuscirà a essere oggettivo, però mi sono molto informato sugli altri che hanno scritto del film, e il doppiaggio è stata una delle cose più apprezzate in un film dove c'è veramente tanto tra animazioni, colore, una storia incredibile, ma anche questo film di supereroi riesce ad avere una storia, e non so se è un commento che può far piacere o meno, però io ve lo riporto, per alcune sequenze a livello di minutaggio si parla tipo di un quinto di film, quindi per sequenze qui e lì che venivano citate, il parere molto presente è stato che il doppiaggio italiano fosse molto meglio della versione poi originale, quindi che l'ho resa. Vista. Ho visto una storia di un utente che diceva questa cosa. Sfida, a dirti la verità. Quindi non so, io vi riporto questo commento perché... Come? È una perversione, l'ha visto in tutte e due le lingue per vedere... la perversione. Mi sembra il minimo. In realtà... L'ha detto Alessandro Rossi, in realtà. Ah, l'ha detto lui. Tutto mentite e spoglie. Molto meglio. No, beh, certo. Ci fa tanto piacere, ovviamente. Mi sembra strano perché ti posso assicurare che abbiamo fatto la stessa identica cosa. Ma proprio ci siamo messi proprio lì a fare le stesse intonazioni, le stesse cose. Immagino. Però... immagino. C'è del vissuto dietro queste parole, c'è del vissuto. Però mi fa molto piacere. Condividiamo, alcuni qui lo condividono. Okay. Beh, Emiliano, quanti anni di CSI, di Criminal Mind ci abbiamo? Ai spalle. Exactly. Caster scrive: mia moglie ha taggato Mattia quando l'abbiamo trovata. Capito? Noi vogliamo che ci tagli a tutti. Mattia. Cioè, Mattia ha taggato Mattia. Già scarica la colpa sulla moglie. Esatto. No, secondo me non l'ha trovata sul serio e quindi non ci può fare. No, ma l'ho prestata. A gestire la sua ed è scappato. Esatto, Mattia vuole rivederla, che magari non ricorda. Esatto.
questo tag. Non tua moglie. No. Meglio specificare. Beh, giusto, era rimasto così. Across the Spider, cioè voce comune in chat è che Across the Spider-Verse miglior film e trasposizione cinematografica di Spider-Man. Ma io sono d'accordo con questa, cioè è un film che finora ha... finora ovviamente perché manca l'ultimo film, c'è Beyond. Ho visto il film oggi, grazie a tutti voi di averci fatto emozionare così tanto. Cioè, un complimento continuo in chat, veramente complimenti a tutti. Ma è il prodotto più amato. Posso fare una domanda ai miei colleghi? Io ho finito, quando ho finito il doppiaggio, mi hanno detto tieni di pronto perché qua, sì, figurate, stiamo 8 final, 7, ma voi avete fatto rifacimenti? Uno. Sì. Lasciami perdere. Io ho fatto un turno di rifacimenti. Io manco uno. Culo, quindi. Non era un turno pieno, però pure ci ha voluto, non so, quindi io è stata fortuna. Io neanche uno. O bravura. No, sì. O non hanno cambiato tante scene del tuo. Sì, erano tutti aggiustamenti effettivamente di micro variazioni, micro cambiamenti. Però il versetto lì non c'era, quello era più forte. Allora è per voi precisi. Io che spalmo. Vedi che smarmellare funziona sempre. Bravo. È spalmato bene. Gli smarmella, copre. Certo. Vero. Sì. Già. Willow, questo è il tuo primo speciale, quindi la prossima domanda la lascio a te. Prego. Grazie, molto gentile. Allora, volevo chiedere ai nostri ospiti se potessero inventarsi il loro universo in cui essere Spider-Man. Come lo vorrebbero? Come se lo immaginano? Pieno de mosche. Effettivamente. Ma graficamente, strutturalmente, cioè in che modo? Sì, l'ambientazione anche, beh, graficamente magari forse più Mattia saprà dirci. Sì, un po' il background, diciamo, quella, sappiamo sempre che ci sono delle cose comuni, ma anche quelle un po' diversificate. Quindi in base ai propri gusti, no? In base ai propri gusti, se dovessero essere all'interno di un mondo, di un universo di Spider-Man, come lo immaginerebbero, come lo farebbero, giusto? È questa la... Esatto. Per esempio, io farei sott'acqua. Ah, ok. Bella idea. Figo! Wow! Figo, grande idea. Hai risposto meglio di chiunque noi potrà mai rispondere. Esatto. Passare alla prossima domanda. Lo voglio vedere io adesso, uno Spider-Man sott'acqua. Lento però, capito? Dilatato. Ma Spider-Man con le branchie. Lo Spider-Man d'autore. Sì. Mi sono immaginato Kevin Costner in Waterworld. Figo. Ok, quindi questo universo come lo immaginereste? Chi ce l'ha pronto? Solo una cosa, perché tanto è l'unica che mi viene in mente e non potrò mai argomentare o ampliare una risposta meglio di così. Cioè, non ho capacità di adesso descrivere o inventarmi un universo di Spider-Man che mi piacerebbe vedere, ma ti posso dire che una cosa che mi piacerebbe tantissimo vedere sarebbe una bella, lunga narrazione di questi universi paralleli, questi Spider-Man, di queste cose che si incastrano, e si... ambientato tutto in una zona assurda, tipo nell'Isola di Pasqua. Tutto lì, cioè che succede, Sulmona, in una zona in cui bravo o che ne so, sul monopattino, una cosa, tu dici ma come può il centro dell'universo con tre persone essere raccontato lì e quattro statue? Se quella è una cosa che effetti, è particolare, però Spider-Man sull'Isola di Pasqua. Ok, quindi una sezione a Sulmona ancora di più, cioè, Sulmona sì. Tra cent'anni con i monopattini. Ma Sulmona Se per questo. Sulmona è città di confetti, giusto? Sì. Altro che. Si tirano i confetti, infatti. Esatto. Spider-Man obeso, immagina, mangia tutti i confetti. Spara confetti, in realtà. Bello, ok. Quindi Emiliano in una situazione molto assurda. Perché? Va bene. A Roma. Tu, Emanuele, lo vedresti a Roma, lo Spider. Madonna, a Roma, subito che segui la sci, veramente la marea, mamma mia, sì, giusto, un bello Spider-Man nazionale,
Allora, vogliamo fare? No. L'uomo salta piccolo, lo vogliamo fare? Sì. Facciamolo. Interpretato da Pino Insegno, però, che è un po' il nostro Dante contemporaneo. No. No, non lo so, io sì, a parte questo, se no una bella trasposizione, però tutta 8 bit. 8 bit? Mm. 8 bit. 8 bit, colori a 8 bit e solo scritte sotto, no? Dialoghi, capito? Così noi stiamo tutti a casa tranquilli, però solo scritte. Come... Quindi le possiamo fare interpretare all'intelligenza artificiale, praticamente. Non parliamo di intelligenza artificiale, per favore, non qui, non ora, non oggi. Siamo. No, vabbè, però sono scritte. Con i dialoghi, tipo, sai, i giochi di una volta, tipo sì, Monkey sì. Island, così. Okay. Sai che palle. Ah, vabbè, quindi abbiamo un mondo infinito di Spider-Man solo scritte e uno sull'isola di Pasqua barra sul Mona. Vedi, uno sott'acqua, stanno uscendo cose molto fighe, se noi poi prendiamo queste idee e ci creiamo sopra qualcosa, perché è un peccato poi lasciarle lì. E dividiamo le royalty. Certo. Quello che creiamo giusto, proprio giusto. Un universo a parte di Spider-Man. Bene, bene. Tralasciando le denunce da parte di Marvel, però quella è un'altra storia. Ma sì, insomma. Ma che ve prega. Esatto. Chi altro ce l'ha pronto? Qualche idea? No, Pandora. Pandora può saltare da tutte quelle rocce che volano. Lì si può divertire, Spider-Man. In modalità Avatar, praticamente. Un crossover tra... Tanto è tutto... È Disney, no? Tutto quanto. Sì, volendo. Sì. Okay. Spider-Man la via dell'acqua. Non scrive. Via della seta, stanno anche dando dei suggerimenti in chat, tipo io uno Spider-Man. Grazie. Ligure, l'uomo magno. Figo. carino. Ok, quindi ci manca Roisin, Mattia e Tommaso. Roisin ha scosso la testa. Ah, io sono completamente impreparata su sta cosa. Non so che dire. Va bene. Il tuo Spider-Man quindi sarà in così. Tommaso, ce l'hai? Più che altro, forse il personaggio lo vorrei vedere un po' come l'opposto di quello che è Spider-Man. Cioè, vorrei vedere una specie di antieroe, stile Deadpool. Ok, uno Spider-Man antieroe. Rivoltarlo tutto. Ok. Figo. Beh, un universo dove Spider-Man ha connotazioni completamente differenti sarebbe anche se mi vogliono chiamare a farlo, ancora meglio. Ah, vedi, beh, si dice che poi partiranno spin-off da dopo il terzo film, perché il terzo dovrebbe concludere il discorso dell'universo dei ragnetti e dovrebbero partire, secondo Sony, potrebbero partire dei contenuti sui singoli Spider-Man, quindi anche se io adesso non voglio fare troppi spoiler, però in realtà un qualcosa di completamente diverso da quello che è, un accenno ce l'abbiamo avuto, no? Infatti, esatto, capito? Quindi potresti anche andarlo, no, a esplorare il terzo più nel dettaglio. Adesso non voglio, spero di sì. Quindi ti è piaciuto fare quel lato, no? Di Miles. Scherzi, sono impazzito quando l'ho visto. Ah, finalmente. Perché poi nell'intervista precedente avevo giusto detto che mi sarebbe piaciuto fare un personaggio del genere. Sì. Sì, me lo ricordo. Come in fase di lavorazione non c'ero ancora arrivato a sapere questa cosa. Beh, e poi è lo stesso, fondamentalmente lo stesso personaggio, ma da un altro punto di vista, quindi è particolare. Esatto. Ok. Magari, scrivono in chat. Avevo capito, tu hai detto un accenno a qualcosa di diverso, non ho capito che era rispetto a Miles. Non voglio spoilerare per chi non ha visto il film, però pensavo che stessi dicendo che comunque abbiamo visto già tanti personaggi diversi. Cioè l'antieroe è un po' Peter B. Parker, no? Quello che adesso c'ha la figlia. Quindi comunque è già stato un po' decostruito. Quindi in realtà pure per questo non c'ho fantasia nel inventarmi qualcosa... Ma in realtà poi il problema a livello grafico è anche peggio. Cioè, l'ultimo film è stato talmente figo anche a livello estetico, cioè di diversi mondi, sia quello in India, sia quello appunto che abbiamo visto di più. Cioè, Zach Kretz, tutti questi artisti hanno fatto dei concept, ma sono usciti poi ultimamente, hanno postato tutti i concept art di come hanno realizzato tutti i mondi, tutte le scene.
ma roba fuori di testa, cioè anche inventarsi roba nuova oltre quello è, per me che so disegnatore rimane difficile. Cioè, ci hanno messo roba... 4 anni per fare una sequenza precisa. Porca troia. Quella sequenza dove ci stanno tutti. Ah, ok. Quella se tutta quasi 4 anni ci hanno messo per farla. Pure noi. E li avete sentiti tutti, suppongo. In questo, no, no, però. Tema di tutti gli Spider-Man, io vorrei evidenziare la prestazione di Flavio Aquilone. Sì, sul... forte, ah, sì, ok, sullo sì, Spider-Man indiano, sì, giusto? Non l'ho riconosciuto, sì, per un'ora, avendolo in cuore. Io solo perché sapevo che era lui, ma stavo lì e dicevo, non lo sento, non riesco a riconoscere. Ma è una roba impressionante. È stato assurdo. Mazza. Sì, forse, allora, io posso dire, l'attacco del personaggio, secondo me, un pochino si può sentire, man mano che va avanti, diventa sempre più riconoscibile. Però, cioè, non, questo non vuol dire che ha fatto un cattivo, cioè dal mio punto di vista non vuol dire no, ha fatto un ma ci mancherebbe, no, semplicemente anzi, credo che sia insolito sentire Flavio su un personaggio così caratterizzato. In genere sì, lui viene sfruttato per lo più per personaggi eroici, belli, perfetti, sì, sì, che sì, non hanno inflessioni particolari. Vederlo così sciolto e così con un accento così particolare, così caratterizzato, è una cosa nuova più per noi forse che per il grande pubblico, quindi forse è questo che proprio ci rende così entusiasti. È ovvio che poi un orecchio di uno spettatore attento come puoi essere tu, cioè, ah, vedi Flavio Aquilone quanto è stato bravo, però per noi è una sorpresa, certo, non sorpresa, perché siamo consci del talento, però dici che figo. Anche solo che gliel'abbiano permesso, cioè che l'abbiano messo in condizione di fare una cosa così articolata. Ecco. Certo. Ok, no, no, è chiaro. Andrea, fai la tua domanda e poi passiamo alla chat, che vedo che ce ne sono un botto. E ovviamente allora, non le sì, leggeremo tutte. Cioè, io come vi dicevo, parto dal presupposto che questo sia un film che attualmente sta spopolando. Cioè la gente lo sta amando tantissimo, sia in Italia che all'estero. In Italia attualmente ha il punteggio di recensioni più alto in assoluto, su tutti i siti di recensioni ha i punteggi più alti di ogni film di supereroi, quindi è un film destinato a premi sostanzialmente, a comunque riconoscimento. Già il primo capitolo era stato fenomenale, quindi vorrei chiedere se durante la lavorazione, ovviamente per chi c'è stato dall'inizio partendo consapevoli di quello che è stato il primo capitolo, per chi è subentrato invece in questo secondo, come stava l'esperienza dal nuovo, se c'è stata pressione da questo punto di vista, se c'è stato un'aspettativa a priori poi su quello che sarebbe stata la resa finale del film in italiano, e se avete avuto, immagino di sì, limitazioni sulla visione mentre lavoravate e quanto vi hanno ostacolato. Limitazioni? Non mi ricordo. No, se ci sono state limitazioni visive dove sto parlando. C'erano dei punti, siccome non abbiamo lavorato sul final, dei punti che ho il disegno abbozzato, cioè Il disegno non completo. Più limitazioni audio per quanto mi riguarda, cioè c'erano delle battute che non aveva detto palesemente Oscar Isaac. Sì, pure io. Che poi sono state aggiunte. Sì. Sì. Segretari di produzione, sta roba qua. Sì, gente che leggeva proprio, sì. Oh no, ti prego, non farlo. Capito? Mi è capitato pure in altre cose, a me capita in continuazione ormai. Sì, no, capita in continuazione, però lì era un pezzo Oscar Isaac e un pezzo questo. Sentivi allora, lo stacco, praticamente. Non sono neanche recitate, non è che diceva un'altra voce e ti stona. No, sono lette. Aspettate, che non stanno recitando, non sanno di recitare, quindi una cosa che sta succedendo improvvisamente. Quello, però no, il video c'era e in alcuni momenti era proprio come lo vedete voi. A parte le scritte sopra, property of la carta delle pastarelle, questa citazione. Sì, la carta delle pastarelle. Lo Spasso e Furious 5 disse: "Ma che me fanno recitare?" Spanchi, pastarelle sullo schermo. Sono Willow. Willow, te sei trasformata. Sono Willow. Allora, c'è da dire una cosa. Will ha avuto un problema elettrico di corrente, quindi vedete subito come un'altra persona del team è riuscita a entrare al volo. Ma così state? Sì, ma c'è una cosa, Emanuele, c'è la macumba di Luciano. Ci accade mamma sempre. Mamma mia, incredibile. Luciano è una persona del team. Luciano con la parrucca bionda. Esatto, Luciano è una persona del team che alcuni di voi hanno conosciuto, altri fortunatamente no, che, Luciano ti vogliamo bene, che
quando vuole fare particolarmente una diretta, accade sempre qualcosa a qualcuno del team per il quale lui si sente male, non può partecipare, e entra Luciano. Quindi stasera anche Willow è stata vittima di questa cosa, solo che Spank è stata più veloce a entrare. Ma tu non hai capito che oggi stavo per perdere il treno, io rischiavo di non arrivare in tempo per questa diretta, e Luciano è da stamattina che mi stai dicendo no, ma se vuoi ti sostituisco. Cioè, è bellissimo. Ragazzi. Vabbè, ma c'è un buchetto per Luciano, mettiamo un angolo lì. Sì, sì, Luciano c'ha un buchetto in camera Emanuele, sua. Emanuele, guarda sì, diretta. C'è un buchetto. Un buchetto, una cosa, mettiamo una finestrella qua, guarda, io creo io, ecco qua, e ci mettiamo. Secondo me si può fare. Sei sicuro? Lo vuoi Luciano? Guarda, te lo faccio entrare, è tuo rischio e pericolo se c'è Luciano in diretta, eh? Decidi te. Perché lì, non lo conosco, qua. Però l'idea di Luciano con la parrucca bionda mi ha già interessato. Allora, Luciano, Luciano, se vuoi entrare, entri solo con la parrucca bionda, perché se non ti vedo con la parrucca bionda io non ti faccio entrare. Scegli te, scegli te, Luciano, che stai guardando la live. Sono disgustato, ma incuriosito. Incuriosito. Stesso momento, scusate, intanto, scusate se vi ho interrotto. Vi mostro, non so se avete avuto modo di vederlo o di prenderlo al cinema, ma vi mostro quello che è il poster del film. Ma ti l'hanno dato così al cinema? Al cinema l'hai preso? Sì. A me l'hanno dato diverso. Ah, ve l'hanno dato a voi? Figo. Cosa? Me l'hanno dato così. Sono andati al cinema. E il meme è quello di... Pure io ho fatto sempre la fine di Tommaso, che quando faccio il film mi chiedo, ma per caso? No, no, mica devo fare una cosa. Non sono l'unico. Come no? Dai, che no. Manco all'anteprima di Super Mario mi hanno invitato. Figurati. No. Io ormai li chiedo al posto dei maggiorazioni. Però scusate. Dico, scusate. Senti, però me dai i biglietti per l'anteprima. Ma no, a me l'hanno dato al cinema perché ho preso... Te hai preso le prevendite? Sì. Se tu... Assolutamente. Ti hai preso i popcorn grossi. Prima che aspetta, assolutamente sì. Io al mio mi piace di più, tipo. No. Dai, se vuoi mettere il vino, sai che figura. Ma davvero? È vero, la sangria, è vero, sembra cosa che fa raffreddare lo champagne. Oh, pure d'acciaio. Sì. Vero. Infatti, porta ghiaccio. Però scusate, sta cosa che alle anteprime, cioè non vi invitano, è una cosa è una assurda, schifezza. Ridicola. È una... Diciamo, anche perché siamo un'antichia sopra i sottotitoli. Cioè, no, ma è una schifezza, cioè, anche perché posso dirlo. E cioè... Se ti invitano, spesso e volentieri non è nella sala principale. Bravo, è assurdo. No. Allora, io voglio, sì, io voglio espormi, cioè, invitano veramente persone improponibili. Allora, sono ma i Pictures, improponibili. No. No, diciamo, l'improponibile, il 90% delle persone sta là dentro non sa neanche perché sta là dentro. Ma più che altro persone, magari, che ne so, che fanno gli influencer, che è giusto che spingano il film, però pure noi, allora, come cioè, influencer? Tutti. Siete i protagonisti, cavolo. Cioè, è una cosa oppure fate una piccola selezione, mo non ti dico che dovete proprio invitare tutto il cast, però, che ne so, due, tre, almeno Tommaso, che ne so, cioè, sì. Oh, ragazzi, lui è Miles Morales in Italia. E per quelli che lo vedranno in italiano, perché no? Almeno all'anteprima, soprattutto, sì, no, ma... soprattutto su un cartone, e certo, certo, certo. Perché sai, l'attore, ovviamente, uno fa strano, no? Vede l'attore americano, dice è lui la voce, ma su un cartone è proprio lui, sì, sì, sì. Ma poi no, ma infatti... si potrebbe creare anche un mini evento pre-film semplice, tipo con scambio due battute e poi fai vedere il film, cioè comunque impressionisce la presenza dei protagonisti. Solo se sei un talent, se no, ma, se sei uno che lo fa io di nuovo, mi sembra no, strana sta cosa. Io non voglio fare queste cose, però cioè, va bene pure il talent, però pure noi dovremmo avere uno spazietto, ti dico, come quello per Luciano, una cosa così, un angolo. Piccolina, certo. Allora, tu Emanuele, non sai che sta succedendo, cioè se stanno ammazzando il team non puoi entrare, perché Luciano vuole entrare, Willow si è ficcata prima e Luciano sta ma entrate tutti, fammo come no, ci abbiamo sono io. Allora, abbiamo 10 posti, allora Willow non me ne volere, ma se Luciano si è messa la parrucca io devo far entrare Luciano, cioè per forza Willow. Vabbè, poi... allora riesco io perché Willow è la predestinata. Se volete io vado al bagno. Non so, fate come pare. Fate come vi pare. State a fare un casino. Tanto c'è anarchia. Stasera c'è anarchia, state a fare Willow che esce, Willow che... Willow ha avuto il problema tecnico, peggio per te, adesso stai fuori, guarda, te no, metto bam. Ma sei cattivo, non è vero. Ciao Willow, l'uomo buco. Ciao Willow, va bene, ciao, ecco Willow, quindi non è lui. Stavamo ciao, giusto parlando male di te. Sì, sentivo.
Oddio, però è uscito qualcun altro. È uscito Spunky. Spunky, fai non spazio. Mi vuoi fare spazio per Luciano? Così andiamo avanti con lo speciale, grazie. Anche se Luciano mi è stato male, sì. Vai, no, cacciami tu, perché io non posso andarmene, vai. Va bene, Andrea, cacciala tu. Ciao, Spunky, è stato bello. Ciao, siete bravissimi. Ciao. Ok, ah no, ma non posso cacciarla. Come non puoi cacciarla? Cioè, ce la dobbiamo di tenere. Di fatto, l'hai fatto. Neanche io ti posso cacciare. No, posso cacciarla da qua. Vattene via da sola, per favore, grazie. Spunky, vattene. Cioè, sei tipo il ragno che ha cambiato universo, cioè, vattene. Che vogliono vedere Luciano con la parrucca bionda. Scusate se vi ho interrotto prima con la domanda. A che punto eravamo con la domanda di Andrea? Non mi ricordo. No, mi hanno spiegato che in realtà le limitazioni erano più a livello audio, perché le battute erano mezze... Le limitazioni visive no, non me ne ricordo. A parte sì, alcune scene che erano proprio storyboardate, però... Sì. Ok. O alcune da inquadrature diverse, mi ricordo questo. Erano proprio inquadrature diverse. Poi sono cambiate. No. Era... Eccolo. Luciano con la parrucca bionda. Migliore di Roshin. Eccolo qua. Eccolo Luciano con la parrucca bionda è ubriaco. Esatto. Probabilmente è giusto così. Quanti spritz ti sei fatto prima di entrare in diretta, Luciano? È un cugino di campagna, guardalo. Vero. È ritornato il nuovo membro dei cugini di campagna, scrivono, è vero. Infatti. È vero. Ma non mi aspettavo questa cosa, le limitazioni, cioè del discorso dello switch di inquadrature, lo storyboard. Guarda, cioè, sì, te lo posso assicurare. C'è la scena quella in cui il mio personaggio, cioè Miguel O'Hara, parla con il piccolo Spider Lego, insomma, che gli dice un'informazione e gli appare dall'orologio, no? Sì. Ok. Io quella scena l'ho doppiata in prima persona, cioè si vedeva tutta la sala comandi dove Miguel parlava a uno schermo a questo ipotetico Spider-Man dove gli appariva questa cosa. Cioè io ho visto la scena, cioè il controcampo ho doppiato, di quello poi che si vede dentro l'orologio. Quindi non era prevista così, ecco, poi l'hanno cambiata. Ma è pazzesco. Cioè avete avuto pochi rifacimenti, poche cose cambiate. Io ho fatto un turno di rifacimenti su 4 turni di doppiaggio effettivo. Io non so tu quanti ne hai fatti, sicuramente molti di più. Una decina almeno. È un trauma. No, perché io di scene cambiate me ne ricordo una quantità industriale. Vabbè, ma sul tuo se saranno divertiti... Il nostro dipende sempre poi dalla disponibilità dell'attore americano. Cioè, secondo me... Neanche pieno. E in realtà tutte queste cose visive diverse, non c'era ovviamente, sì, non il disegno ancora da definire su alcuni punti, ma neanche troppi. E nessuno che leggeva male le battute al posto dell'attrice. Ah, dai. E niente di così diverso. E poi ho fatto dei rifacimenti, ma in poco tempo, non era un turno pieno. Te ne hai fatti tanti? Sì, di rifacimento intero un turno, però durante... Ma è così tanti? No, non me ne ricordo. No, sono contento, bravi. Un applauso a voi. Avendo fatto tutti i turni, continuavano ad arrivare le versioni successive, perché io non... Probabilmente sì, e te li mettevano. Quindi, dentro i turni tuoi. Quando arrivava quella successiva, te tornavano indietro, te facevano fare i rifacimenti, poi ripartivi. È molto bello. Io sono andato quasi alla fine. E quindi ci ho avuto culo per quello. Ti dice fortuna se tu lo fai per ultimo, insomma, se con le tue disponibilità arrivi alla fine della lavorazione, vuol dire che già c'hanno una versione finale del film e quindi tu lavori sull'ultima, no? Sull'alfa, beta, gamma. Per me è andata così, credo. Mm-hmm. Sì. Ok. Allora. Poi c'avevo pochi turni, io c'avevo 3 turni, mi sembra. C'è sta tanto, ma poi è bello perché parlate tutti del film, l'avete visto tutti, maledetti, io no. Io no. Mi ho informato, vieni preparato, ma scusa. Io solo per l'intervista. Covid, non vado al cinema. Effettivamente. Ragionamento. Bella idea. È un'esperienza da provare, una proiezione flu, tipo, no?
No. Sì. Eviterei. Ci dissociamo da quella... Luciano, adesso puoi anche andare. Dato Luciano, chi ti ha detto delle vattavaro? Effettivamente in chat si sono lamentati. Anche la chat. Cioè, tu rimani in live... Entrato, grazie a me che ho detto Luciano che ha la parrucca. Entri e te la parrucca. Ma bravo, visto, Emanuele, hai visto? Cioè, proprio Luciano, tu rimarrai in live il tempo in cui indosserai la parrucca. Ridateci Spanchi, subito, adesso. Gli a Luciano ho detto Spanchi. Allora, adesso arriviamo alle vostre domande, chat. Prima però delle vostre domande, adesso è il momento di Emanuele che ci dice perché ha rischiato di non fare... Di non fare. Non ce lo siamo scordati. Allora, guarda, è molto semplice, è molto molto semplice in realtà. E, allora, io il mio primo doppiaggio di Spider-Man 2099 è stato fatto per una scena post-credit, no? Del primo film. Sì. Parlavamo di poco tempo, che saranno stati 10 minuti, 5 minuti effettivi di girato di film, e quindi parliamo di un impegno relativo, di poche righe, ecco. Quando è arrivato il secondo film, la Sony ha detto, vabbè, ma sono passati 4 anni dal primo film. Secondo voi questo attore sarà in grado di reggere il personaggio? Facciamo i provini. E quindi, cavolo. E quindi abbiamo fatto i provini. E poi ho vinto il provino. E poi, vabbè, sappiamo com'è andata. Però questo è il discorso. Cioè, io potevo anche non farlo. Quindi hanno rimesso il rischio. Per tutti. Eh sì. Scusa, 4 anni sono passati per tutti, perché per te dovesse cambiato qualcosa? Non lo so, onestamente non ve lo so dire, però... Ma pure per Oscar Isaac erano passati 4 anni. Cioè. Per me sono nato indietro, capito? Tipo Benjamin Button, cioè, quindi io sono diventato più inesperto in questi 4 anni. Più giovane. No, forse sono cambiati i vertici alla Sony, magari è cambiato il funzionario, ecco. Okay. A quale stai sui coglioni? Probabilmente. Però vabbè, vedi il bicchiere mezzo pieno, è stata una doppia soddisfazione, perché è come se avessi, no? Avessi avuto la meglio che... su altri colleghi, comunque. Ma la cosa divertente poi è stata che io ho dovuto fare il provino e all'inizio, vabbè, ho fatto 4 trailer, quindi io ero Miguel O'Hara, di diritto. Al 4° trailer mi hanno detto, sai, dobbiamo fare un altro turno. Io, no, un altro trailer, no, ecco, ci sarebbe... Non so come dirtelo, insomma, il cliente vorrebbe fare dei provini. Fammi i provini. No, però sai, è importante che tu sappia parlare bene lo spagnolo. Vabbè, ok. Quindi sia del Barcellona. Sì, ma non è tanto quello. Te metti... Io poi ho chiesto, insomma, a chi ha fatto l'adattamento, ho detto, ma quanto spagnolo c'è? Che dobbiamo fare? Proprio i discorsoni? E dice, no, guarda, sono 2-3 battute, tra l'altro stanno pure nel provino. E, insomma, io metti là Babel, senti gente che c'ha persone spagnole, preparatissimo. A un certo punto vado a fare il provino, dico, sono Miguel O'Hara. Dice, ma questa G deve essere proprio così, perché gli altri ti chiameranno Miguel, quindi lascia perde, di Miguel. Miguel. E da lì lo spagnolo è diventato un italiano che ha accento spagnolo, quando parla spagnolo. Quindi tutta sta preparazione manco serviva. Però ecco, questo è. Cioè, tu ti sei sentito gli intillimani per un mese per niente. Più o meno. Spanico. Che poi Tommaso parla spagnolo, o sbaglio? Sì, hanno scritto in chat, anche Tommaso ha parlato spagnolo in qualche scena. Sì, no, sì, ma proprio Tommaso parla spagnolo. Cioè, sì, che lui ha parlato spagnolo. Ha detto i coglioni anche... Alessandro in un modo che penso gli abbiano mai fatto prima. E tra l'altro il tuo personaggio, cioè l'attore Shamik Moore, parla uno spagnolo pessimo rispetto a, insomma, allo esatto. Spagnolo vero e proprio. Sì, ti devi mordere la lingua, amico, diciamo. Como estas, quelle robe là che fanno quando buongiorno è uguale. Sì. Tu parla ma pessimo perché spagnolo. Sai tutte queste cose di me, vorrei capire. No, perché lui ti ha studiato. Tommaso non la prende su personale, Emanuele sa tutto. Lui sa tutto di tutti. Cioè, tu sei una cosa che proprio cosa. Sì. Cioè, tu sei tipo la sorellella. L'uomo della che sta. No, perché poi l'altro giorno dietro pure imboccato in sala, capito? Questo è vero e me ne scuso, non è dipeso da me.
Ma vedi, Tommaso ha fatto il caso, ha fatto il magico. Oh, scusa, scusa. È vero, è vero, è vero. È vero, ero distrutto, però niente, lo dovevo fare in quel momento là, dovevo entrare in quel momento là e incidere quella cosa là, mi dispiace, me ne scuso, non ricapiterà. Quindi, ti farò imboccare quando vorrai. Capita, mi offri una birra, quindi. Credo. Emanuele, tu sei l'uomo della conoscenza, la sorella dei nostri tempi, in un certo senso, no? La persona... Sì, diciamo di sì, sì. Sai che adesso usciranno meme con la tua faccia? Sono dei nostri tempi. Con la mia faccia e la sua sorella. Beh, bello. Vabbè. Multiverso è qualcosa di cui sappiamo spaventosamente poco. Beh, di certo, Tommaso, adesso sai che se per il prossimo film ti diranno ma forse ci stanno da fare i provini, è per colpa di Emanuele. Palesemente, ti ha studiato talmente tanto da volerti rubare il personaggio di Miles. No, con tutto lo spagnolo vecchio che ha studiato. Beh, scusa, no, da Spider, da Peter Parker sei diventato Miguel, da Miguel potresti diventare Miles. Diventare, cioè, esatto. Miles. No, per no, poco. Qui scherziamo, no, sta benissimo così. No, è figa qui. E poi io sto bene con Oscar Isaac, vai addi a Sabatini. Ok, allora... Tra l'altro lui non era nel roster dei provini, cioè hanno chiamato altri attori, ma non lui, per dirti. Era un'occasione per fargli OVA, no? Beh, tecnicamente, se è un attore che è stato molto spesso su quell'attore americano, sì. Cioè... anche su prodotti Marvel, peraltro. Però... Sì, come Moon Knight. Sì. Ok. Vabbè, meglio così. Okay. È andato meglio così. Così. Meglio così. Allora, adesso abbiamo la nostra sigla bellissima delle domande della chat. Quella bella. Domande della chat. Vedo Andrea che balla. Le domande della chat. Voi siete invidiosi, ma bello. Questa sigla piace. Bello. Dai, non, è orecchiabile, dai. Cioè, non fa così. Sì. Ma che te devono dire? Ti dico sì, dai, carino, andiamo avanti. Peccato non piace la CIA, perché insomma la base è già sentita, però... No, però è vagamente una base completamente rifà, cioè nel senso non è come se fosse una cosa fatta da zero su quella base. Certo. È una variant. E poi comunque fosse, io scarico barile sull'autore, quindi non me ne vogliate, se, scarico barile su chi me l'ha data, cioè giustamente. La sigla che piace a me. Chi è? Pensavo... No. Va bene, allora domande alla chat, le pesco a caso tra quelle evidenziate utilizzando i gigawatt. La prima che vedo: buonasera a tutti, vorrei chiedervi qual è la scena che più vi è piaciuta doppiare all'interno del film, quindi se c'è una vostra scena che vi è rimasta particolarmente nel cuore o che vi è piaciuta di più o che magari avete impresso per altri motivi, io la espanderei. Che avete odiato a tal punto da rimanervi impresso. Esatto. Immagini. Adesso andiamo al contrario, faccio iniziare Simone. Così mi andavate. Io manco una scena, mi ricordo. Beh, è comunque una risposta alla domanda questa. Ma più le scene quelle familiari con la moglie che parlano dei problemi del figlio, perché erano un po' più normali, perché quelle d'azione le capivo poco essendo marginale, però no, non mi ricordo scene particolari, non me la ricordo neanche come una lavorazione, nonostante Alessandro Rossi sia un direttore faticoso, non me la ricordo come una lavorazione particolarmente complessa. Quindi è andata abbastanza pure Alici. Mi sento poco preparato però con voi che avete visto il film. Parlo solo con Emiliano, con voi non parlo più. infatti potrebbe rispondere fondamentalmente quasi la stessa cosa rispetto a quello che hai risposto tu. No, io non mi ricordo bene sequenze specifiche. Mi ricordo che mi ha divertito moltissimo nella seconda parte, quando lui comincia a saltellare da un universo all'altro, insomma, tutte quella piccola sequenza di cazzate, di universi assurdi in cui lui compare di volta in volta. Ecco, io quello non so niente. Ma infatti, te, qui la gente è risposto, che cazzo è ancora? È uscito fuori, perché sei rientrato? Pubblico ludibrio vuoi. Quindi si va in vari mondi. È certo. Neanche questo sapevi, oh. No, beh, lui era un film dove lui era il papà di Mike. Tra l'altro era un poliziotto. Attenzione, era Spider-Man.
Attenzione. La storia di Colored era. Attenzione, perché in chat ci ricordano, occhio Simo, che Emiliano all'interno del film potrebbe fare cose brutte nei tuoi confronti. Cioè, perché no? Si chi eri tu, Emiliano? La macchia. La macchia. Mi ricordo una specie di macchia nera. Non lo so, l'ho doppiato un po' di tempo fa, non mi ricordo. Era uno importante, mi sembra, ma non so chi fosse. Cavolo. Ma con la macchia ci ho avuto a che fa. Mi sa, potrebbe, non mi ricordo, non mi ricordo di aver doppiato. Se mi tocca andare infettato tutto il cinema, vanno a vedere il film. Potrebbe farti una brutta fine, però potrebbe. Sì, sì, no, ci avete avuto uno scambio per adesso e basta. Lo faccio il prossimo film, sì. Sì, sì, sì. Il prossimo, sì. Penso di sì. Sì, dai. Cioè, alla fine, anche solo con i flashback. Anche solo con i flashback. Bravo! Io ci ho fatto mezza ristrutturazione con i flashback. Degli anelli del potere. Vabbè. Vero. Beh, oddio, ci vorranno 9 mesi per Beyond the Spider-Verse, quindi non so se poi il produttore Sony vorrà fare i provini anche di nuovo per Simone, che metti che... Beh, perché sarò invecchiato o morto nel frattempo. No, dai. Cioè, la seconda ipotesi, un provino andrà fatto per forza. Sì. A te dico, andrà fatto pure se sei ancora in grado. Ok, quindi Simone e Emiliano hanno detto la loro scena. Mattia, ti chiederei invece una scena che ti è piaciuta particolarmente all'interno del film. Ah, quando è entrato in scena Miguel O'Hara. È stata una roba fulminante a livello di colori, di come ha, di voce. Cioè, è stata una roba... Cioè, io mi sono innamorato di quel personaggio. Io lo conoscevo poco, Spider-Man 2099. E come è entrato in scena, ho detto, no, vabbè. Cioè, sta roba lo devo disegnare per forza. Mo. Quando trovo un buco in qualche weekend, faccio qualche tributo. Sì, Ti giuro, mi ha folgorato quella scena quando entra, top. Ok, la prima apparizione di Miguel O'Hara. Personaggio fortissimo, tra l'altro, anche nei fumetti, quindi capisco. Vero. Anche musicalmente una bomba quella scena. Sì, porca molto troia, bella. Ti giuro, è proprio un pacchetto completo di estetica, sì, spettacolo. Mm-hmm. Vero, bellissima. Roshin? La mia scena preferita a doppiare è stata quando lei si apre col padre. Ah, ok. Sì. Mi piace molto farla, tantissimo. Mm-hmm. È stata una bella scena anche a livello emotivo. No? Sì, 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 senza dubbio quello. Ok, Gwen col papà. Bei pezzi, anche il secondo confronto con l'ex capitano è stato fighissimo secondo me. Cioè, Gwen Stacy è trattata molto meglio in questo film. Aspetta, rispetto... Qual è il secondo confronto? Quando lei che torna e lui che lascia l'arma, praticamente. Sì, lì non io è più capito. Ah, pensavo del primo, quello dove invece lui scopre chi è Spider-Gwen. No, dove lei scappa, dici. No, no, quello che dici te. Intendevi... No? Alla fine, verso la fine. Sì, quando lei proprio si apre. Bellissimo, quello è bellissimo. E no, infatti, così sembrava che quando si rivela. No, l'altro, il secondo. Mm-hmm. Quello è bellissimo. Sì. Secondo confronto. Emanuele, sì, quale dei tanti pezzi in cui, insomma, volevi uccidere Tommaso era... ti è piaciuto? Ma non lo voleva uccidere, lo voleva stringere. Lo voleva fuori dai giochi, diciamo. No, guarda, in realtà a me la scena preferita è quando è entrato in scena Luciano. E quella sì, mi è piaciuta. Beh. No, in realtà mi sono piaciuti paradossalmente i siparietti con Laila. Sono stupide che dici. Quelli sono carini perché è quella parte comica nel casino generale, nelle esplosioni, che lì per lì è simpatica, spezza un po' la tensione. L'ho trovato la comica. Carino. Sì, okay. Sì. Tra quello Laila e Peter B. Sì. L'italiano del coso, del rapace, pure era molto interessante nella parte inglese, nel film originale. Sì, l'italiano dell'avvoltoio faceva abbastanza ride, però poi dopo no, è stato doppiato. Non l'hanno fatto in italiano? Sì, non... Fiorentino. In italiano...
credo che fosse sì, un po' arcaico. Sì, sì. Codesto. Ha detto Codesto, quindi la Fiorentina, sì. Tipo... Sì. Sì, sì, sì. In, beh, perché lui in inglese era un po'... Una... In inglese era un po' così. Mm. Sì, lui è un po' una creatura di Leonardo, no? Sì. Sì. Come, come è costruito. Mm-hmm. Ma sei figo sto film, mi sa che lo guardo. Vero, non è male. Non è... Prima o dopo di sentire negativi. Però hai visto il primo? Primo sì, dai. No. No, dai. Non c'è niente. No. Vedi. Dai, poi te passo i torrent. Su Netflix. Emiliano invece ciao, il primo l'ha visto, giusto? Ah, vedi, ah. Allora state, siete pari. Però poi nel primo non c'era almeno, capito? Ma vedetelo insieme. Esatto. Cioè, esatto. Fate un gruppo. Una live. Una live. Fatti, videochiamata, vi guardate il film. Quello, quello che si chiama... Insieme al cinema. Prima che guarisci dal Covid, almeno. Certo. No, ve lo vedete prima, insieme prima. In videochiamata, no? Quello che si chiama Watch Party. Lockdown. Figo, bello. Facciamolo stasera, ti va? Quello domani che c'è la finale dell'Inter. Va bene. Questo è un appuntamento. È andata, è un appuntamento. Andata. È ufficialmente un appuntamento. Sì. It's a match. It's a match. Tommaso, la tua scena preferita? Guarda, a me è piaciuta molto, allo stesso tempo l'ho odiata, la parte in cui, vabbè, si rincontra con Gwen, si rubano il cibo dalla festa, vanno nel posto speciale suo. Bella scena, poi insomma c'avevo Roscini in cuffia, quindi tutto, lei inevitabilmente molto brava. Brava. Che ha reso Monte Casa. Ha detto pure che è quella che ho odiato di più, quindi sta arrivando anche una nota dolente. Quindi mi è piaciuto fare molto quella scena, perché comunque mi ha riportato un po' al tempo, ai tempi in cui si lavorava a Legge insieme, ed era tutto molto più realistico, nonostante poi io quella fase l'ho vissuta molto poco. Allo stesso tempo l'ho odiata, perché c'era quel nome della banca che mi faceva impazzire. L'avrò detto penso 26 volte. Come si chiamava? Alessandro, cioè, chi te lo ricordo. Non fargli, l'hai eliminata, cioè, l'hai eliminata. Mi ricordo soltanto la seconda parte, che era bank building, però la prima parte non me la ricordo. Eppure la scena finale, tantissimo. Mm-hmm. Ok, allora io vado avanti con la domanda. Cioè, domanda per Mattia, se puoi parlarci della cover su Spider-Man, quella con Predator. Cioè, ah, ok, sì. Quella è stata una cover che è uscita dopo tanto tempo. Tanto la io ricordo vedere, tipo, che la feci, oddio, mi sa proprio in mezzo al, cioè nel periodo del Covid, sì, più o meno era stato quel periodo lì, ed era stata pensata per una variant su Miles, insomma, ovviamente. Poi però hanno fatto uno speciale mesi dopo, e tant'è che tipo gente che mi chiedeva ma dove posso trovarla, quando è che esce, perché io l'avevo pubblicata già da un sacco di tempo, perché la Marvel mi aveva dato il via libera, e però io dicevo, cioè dicevo tipo il numero 26, per dire, non mi ricordo manco il numero, e tant'è che però non era uscita, perché mi aveva tipo spiazzato pure a me sta roba, cioè tipo mi dicevano che era uscito sto numero ma non c'era sta variant, e poi hanno cambiato proprio tutta quanta la grafica attorno alla cover, per riproporla per un altro speciale mesi dopo, tipo novembre dello stesso anno, roba del genere. E figa, è stato cioè volevo creare questo contrasto tra i due, che comunque entrambi utilizzano l'invisibilità, no, per come skill, no? Mm-hmm. E volevo cercare di metterli, di diffonderli, no, che stavano per attaccarsi. E è stato figo e difficile allo stesso tempo, perché poi lì per lì è tutto figo nella tua testa, poi quando lo vai a riprodurre dici ok, però ricreare l'effetto invisibilità disegnando è un po' un casino. Poi io ho avuto l'esperienza con la donna invisibile, quindi lì avevo già testato la resa di questo effetto qui, l'ho un po' riproposto perfezionando tutto quanto, però è stato divertente, perché poi è sempre Miles, quindi
cioè, io disegnerei qualsiasi storia su di lui, e quindi per me è stato figo. Alla fine, cioè, al netto di tutte le difficoltà, è stata una roba fighissima. Ci credo. Questa poi a me piace moltissimo vedere come poi dallo sketch si passa al... Sì, questa è una roba che fai 5 minuti perché così mandi all'editor e lui ti dice se va bene oppure se è un po' troppo ingombrante, se si deve vedere meglio il logo del singolo di Miles o altre cose. E quindi prepari diversi bozzetti, io ne avevo preparati un paio dove si vedevano anche loro due faccia a faccia, quindi dei primi piani, però questa è piaciuta di più, alla fine meglio così, anche se è un po' più difficile da fare, però è più figa poi, diciamo, la resa finale, ecco. E no, è bellissimo, a me il tuo stile, Mattia, mi piace particolarmente, lo sai quanto. Grazie. Ma era proprio una storia, cioè... Spider-Man contro Predator è molto particolare, ma c'era all'interno una storia su Spider-Man contro Predator, oppure era proprio una di quelle cover, no? Slegate? Ma credo che era tipo un rilancio di Predator come proprio personaggio, credo, non so se un anniversario, una roba del genere, c'erano diversi personaggi ritratti contro Predator o con... Era proprio una roba tipo... Succede. Esatto. Tipo Pavarotti e Friends. Ciclicamente sì. Succede che Predator lo mettono un po' in mezzo alle varie cose. Sempre meglio che con Alien, sicuramente. Sì, sì. Sì, sì. È un po' come è successo anche Spider-Man con Alien. Predator contro Rocky Balboa, così a caso. Immagino. È un po' come tipo lo speciale di Halloween, sempre di un paio di anni fa, quando mi chiesero di disegnare Iron Man in veste horror. E quindi tipo lo fusi con Swamp Thing, e quindi tipo con lui che cresce dentro l'armatura e la spacca, no? E cioè, non mi ricordo quando la feci, ma mi sa prima del Covid questa, e quella pure figa, insomma, però so quegli speciali, sì, quelle robe un po' a evento, diciamo. Ma era un evento Marvel DC questa? Parrucca? Oddio. No, perché Swamp Thing è DC, no? In questo caso mi sembra. Oddio, aspetta. Lascialo perdere, come Emanuele, era? Non capisci. Ah, però è... Non capisci dei tenere, non ricordo. Sta a fa ognorri. No, particolare, sì, sì. Particolare. Sì, Swamp Thing è di sì. Sì. Oddio, allora che... La cosa bella, secondo me, di questo film, comunque, collegandomi al fumetto anche, è che il grande successo che sta avendo molto probabilmente porterà le persone, e già nel film succede, a me questa cosa è piaciuta particolarmente, il fatto di suggerire dei numeri dove appaiono i personaggi in questione, cioè i personaggi che stai vedendo in quel momento, un po' come fosse a capitoli. Ed è figo, secondo me servirà molto a far tornare delle versioni di Spider-Man che nel tempo si erano un po' perse. Lo Spider-Man scarlatto, per esempio, che si vede poco in realtà anche nel film, ha tipo 3 battute, 4 battute forse, per sbaglio, però comunque... ha un certo rilievo. Miguel O'Hara, magari il terzo film è tutto suo, che ne sai, può essere. Miguel O'Hara era uno che, per esempio, era partito fortissimo e poi a livello fumettistico si era un po' perso, potrebbe essere un ottimo rilancio. Spider-Gwen ha vissuto un rilancio di recente. Miles, assurde, il rilancio è quello che ha visto anche la tua variant, no? Questo nuovo rilancio, sì, del numero uno. Quindi, insomma, c'è grande potenziale anche dietro un contenuto del cinema. E secondo me questo fa bene a tutta l'industria, perché più continuano a fabbricare fumetti e storie, più possono giocarci sopra con i film d'animazione, i live action un po' meno, però film d'animazione, e più comunque c'è lavoro nell'industria generale. Sì, sono pellicole più tranquille, più leggere, che però servono, perché sennò tutto cinema d'autore... È sbagliato fare solo film sui supereroi, ma è sbagliato anche fare solo cinema d'autore. Cioè, ci serve un po' un bilanciamento tra le due cose, secondo me. Ok. E, cioè, nel frattempo è uscito il nome della banca. Cioè, è 57 Williamsburg Bank Building. Beh, effettivamente no. Tosta. È vero. Altra domanda. Se aveste potuto scegliere voi il personaggio da doppiare, avreste scelto proprio lo stesso oppure c'è qualcun altro che vi avrebbe preso di più? Quindi siete voi a scegliere tra tutti i personaggi del film. Avreste scelto comunque il vostro? Oppure avreste cambiato? Io non l'ho visto, non posso rispondere, neanche Simone. Però ha avuto delle scene, c'erano delle scene in comune con altri personaggi. Quindi...
Un'idea. Da quello che ho visto non potevo doppiare nessun altro, quindi il minimo di correttezza mi impone di dire no il mio. Okay. Magari Spider-Gwen. magari facevi questo tentativo. Beh, il fratello. Fratello, sì. La moglie, no. Quanti anni c'aveva il fratello? Se per ciò mi sarà la stessa età del fratello. No, è una bella discriminante. Dai. Sì, sì. Va bene, sì. Voi quindi Simone, ok, Emiliano anche ha detto che non avendolo visto. No, vabbè, io ne ho visti un po', però non per correttezza, non avendo visto il film, non posso rispondere con completezza di chiaro. Però essendo un attore che ho già doppiato tante volte, Jason Schwartzman, è un attore che adoro, il personaggio lo trovo fighissimo. Mm-hmm. Non soltanto esteticamente, non soltanto come caratterizzazione sua, ma anche proprio come sviluppo, quindi come storytelling, quindi, insomma, come sviluppo del personaggio, lo trovo molto figo, narrativamente parlando. Quindi, no, poi c'ha l'età che è giusta per me, quindi anch'io direi va bene così. Okay. No, personaggio con una linea comica iniziale alla Chaplin, praticamente, che è carinello, cioè un po' goffo, quasi... un po'... Come no, quasi slapstick comedy, sì, sì, vero. Buster Keaton. Figo, molto. Sì. No, quindi sì, anch'io lui. Io l'ho amato fin dall'inizio il personaggio, sì. Emiliano. Mamma mia, bellissimo. Stupendo. Sì, spot. Spot. Sì, sì. E in chat dicono, Luca dice, per me Simone poteva doppiare Prowler al posto di Alberto Angrisano. Buttano là. Personaggio anche quello interessante, il fratello, sì, è il fratello del personaggio che ha doppiato. Ah, ok, era quello, sì, là che faceva il supereroe. Il primo è molto più vecchio di me, Alberto Angrisano. E poi io non so il napoletano, quindi, quindi non si può fare. Altra domanda. Io sto scorrendo. No, io ho paura che adesso Twitch mi va. Aspetta, vediamo. Ma Tommaso, Emanuele e Roscino, voi vi mantenete i vostri personaggi da doppiare? O... Io? Tommaso cambia. Direi da come è andata, direte sì. Non volevi Spider-Man, Emanuele? Adesso dici no, basta, non lo voglio più. Proprio Spider-Man. No, guarda, devo dire, Peter B. Parker è molto molto carino come personaggio. L'avrei sentito mio, però lui è un po' più grande, un po' più, certo, ciancicato, un po' più consumato dalla vita, quindi forse non sarei venuto in mente io, ecco, probabilmente. Crescentini. Mm-hmm. Quindi, quindi va benissimo così per me. Va bene. Okay. E invece... Tommaso, Roshin, vabbè, voi siete due... No? Anche perché a parte chi altro posso, cioè, che posso fare tanto altro, però adoro Gwen, quindi no. Che Tommaso, te immagino, no? Che se ne... Sto una bomba, che devo... Protagonista assoluto. A posto così. Che regista, chi vuoi doppiare? Regista. Più di così, effettivamente, cioè, questa è una bomba. Buonasera Man, sera Andre, sera Willow, sera anche a voi ragazzi, siete stati davvero bravissimi tutti. Diverse domande, ok, questa è una domanda lunga, quindi la dividerò in parti con le diverse domande. Per Tommaso, ti piacerebbe doppiare Miles anche qualora finisse in live action, visto che si parla anche già dell'attore? Sì, pagato questo e altro. Onesto risposta. No, raga, perché no, vedi, assolutamente. È solo un piacere, fa un personaggio del genere per me. Ok. In più pagato questo e altro, è corretto. Beh, è una professione, quindi giustamente. Per Emanuele, com'è stato doppiare Oscar Isaac, che di solito lo doppia Sabatini, considerando anche che è più grande di te di diversi anni? Diversi, ti ringrazio chiunque tu sia. Comunque è bello, bello, perché lui è molto bravo. Ti dirò, vocalmente tutta questa differenza di anni non si sente tantissimo. Lui non ha di quei toni di voce molto gravi, molto corposi, invecchiati, cioè, a parte che poi è giovane. E poi
ci stavo abbastanza comodo io personalmente. E poi è un attore molto bravo, ha delle ottime intenzioni recitative, e, insomma, era tutto molto puntuale, molto semplice a livello attoriale per me cercare di andargli dietro. Non è un attore complicato, non era neanche un personaggio così complicato, abbastanza lineare, quindi no, mi sono trovato molto molto bene. Ok, okay. E faccio la terza parte della domanda. Luciano, dato che tu sei entrato, insomma, stai con qua la parrucca da diverso tempo, ti faccio fare la domanda conclusiva. No, non la togli, rimani così. No. No, anche perché poi Emanuele dopo, giustamente, no? Ti faccio fare la domanda conclusiva. Ti ha fortemente voluto solo con la parrucca, quindi, cioè, nel senso. Quindi mi raccomando, inizia a pensarci. Ti puoi togliere gli occhiali, se vuoi. Esatto, quello se vuoi. Inizia a pensarci, perché tra poco c'è... Ah, già ce l'hai, perfetto. Però comunque aspetta, che tra poco fai quella conclusiva. Quindi. Ok, quindi faccio questa, un'altra domanda, domanda di Luciano, e chiudiamo, perché boh, è la tempista. Perfetto. Faccio il Toto Morte. Vi chiedono quale personaggio... lo so, purtroppo è questa la domanda. Vi chiedono nel terzo film quale personaggio possa morire. Tipo Gwen, il babbo, o addirittura Miles stesso. Il Toto Morte, come lo chiameresti, Andrea? È il Toto Morte. No, no, mi ha fatto ridere, l'avrei chiamato Gwen. Il morto esiste, no? Ma in genere ad Hollywood funziona in base alle molestie o a, che ne so, all'alcol che ingerisci, alle denunce che prendi, perché è solo questo, quindi certo. Boh. Quindi non... Dai, moro io. Ragazzo a posto. Ok. Allora, no, vabbè, no. ho capito, moro io. Voglio io, ho capito. Così okay. Aiutiamo. Quindi fareste morire i vostri personaggi, Emiliano e Simone? No, ma io, cioè, essendo il cattivo, io suppongo che in qualche modo, se non morto, dovrà almeno ridimensionarsi. Sì, cioè, sì, sparire, scomparire dentro uno dei suoi buchi, che ne so. Insomma, diventa buono. Ma non è che la mia morte crea una svolta narrativa, creando uno spin-off. Simone, la morte del tuo personaggio può creare un casino che non viene più, non a fine. Non hai idea. Quindi... però dovrebbe essere un punto fisso, è la morte. Per quello, quindi, è per insomma, quello. Il più io, se dovessi puntare su un cavallo, Simone, punterei sul tuo. Che... Sì, però tutto sto secondo film si basa su sta cosa. Nel terzo se lo fai morire, fai che cazzo, cioè, che c'è, sì, senso. Ma in realtà se faccio un turno, li rompo con quello. In realtà è tutta una scusa, così non devono vederlo il terzo, capito? Giusto. Okay. È come Infinity War Endgame, no? Figurati se fanno il viaggio nel tempo. Hanno fatto il viaggio nel tempo. Sì, ma Across the Spider-Verse è un film molto migliore. Grazie, di Endgame, Luciano. Quindi esatto. Quindi Simone farebbe morire, cioè punterebbe sul proprio. Emiliano dice, essendo io il cattivo, è normale che se non muoio, comunque venga ridimensionato. Sbaglio. Per voi chi sarà a morire? Se ci sarà qualcuno a morire, perché insomma non è detto, stiamo facendo... Ma non credo, ormai è tutto un assemble, vogliono tutti insieme nei film, figurate se deve morire qualcuno, morirà il mio. Palese, ormai che hai detto così è palese. Sì, mo scatta Isaac su tutti i giornali, tipo Ezra Miller, cioè farà una roba brutta, probabilmente uscirà proprio dall'Academy. Che sai che era successo con Nicolas Cage per questo film, no? No, che no, lui c'ha avuto un momento un po' particolare, ha sparato cifroni assurdi per tornare nel personaggio, e ha detto, guarda, il tuo personaggio non sarà in questo film, e forse nel terzo non sarai tu a farlo. Questo è quello che gli è stato detto in maniera molto più colorita. Eh sì, mo funziona così, cambiano proprio. Quindi, non sa manco se nel terzo tornerà lui. Effettivamente, come guarda il povero Henry Cavill, che fine che ha fatto, cioè, funziona così, è un attimo, te levano e mettono un attimo. Ma se n'è andato lui, sembra, non lo conosco di persona, quindi non lo posso sapere. Non gliel'hai chiesto? No. Però è vero che lui è un ultra nerdone che ha cagato il cazzo per Warhammer, no? No, ma lui è un super, sì, in generale, ma lui è un super appassionato proprio dei libri di The Witcher. Sì, sì. E lui l'ha detto in mille interviste, l'hanno detto altre persone, che lui proprio sul set non lo sopporta nessuno, perché lui qualunque battuta, qualunque scelta del personaggio, qualunque azione, lui andava lì a dire, scusate, però questa,
non lo farebbe mai, non funziona così, no, questa cosa non la potrebbe dire, questa non... E io lo capisco. È carino perché lui c'ha proprio il physique, c'ha proprio il physique du roll del nerd lui. Lo so, ma immagini, lo vedi proprio così, no, a del fumetto, a Lucca, lo vedi che poi... Sì, sì, è l'identichetto perfetto. Il nerd, negli anni 90, che eravamo i primi nerd, e così eravamo tutti quanti così. Uguale. Oh, ma che succede? Emiliano, ti vorrei ricordare che io a Romanzo Criminale ho fatto smontare disca una moto, perché io ho detto che in quell'anno non ci stavano ancora i dischi sulle moto. È vero. Stupendo. Mamma mia. Okay. Chi manca col Totomorte? Mattia, Roshin e Tommaso, se non erro. Mattia. Oddio, io ho paura per Simone. Però paura. Non vorrei, cazzo, cioè, ti giuro, non vorrei proprio. Hai capito, c'è Carinello. Ok, quindi Mattia, boh, spero ovviamente nessuno, però se dovessi puntare qualcuno... Un euro. Scusa, Simone. Mi sono offerto volontario. Ok, siamo a due per Simone. Roshin? Che ne so. Beh, avrebbe senso il personaggio di Simone, però pure il mio, io ho paura pure per il mio, perché... Ma no, beh, vanno a fare lo spin-off sul tuo, è già uscita la notizia. Vabbè, pure su Berlino lo faranno, della Casa di Carta, però è morto, quindi... lo spin-off può essere... Ma è un altro franchise. Sì, però... Ma non è Tokyo! Però penso che se muore il mio, cioè un po' uno... Non lo so, però uno se lo potrebbe mezzo aspettare, perché già Gwen Stacy muore, no, nell'altro, esatto, Amazing Spider-Man. Poi mi sa che è un personaggio che nei fumetti proprio, cioè è il suo destino. Sì, sì. Quindi sì, uno, col fatto che magari uno si aspetta questa cosa, magari fanno no, invece vive. Se no, del terzo, che è l'ultimo film, sta lì e pensa a questa cosa, invece per sorprendere tutti non la fanno morire. Però che ne so, ovviamente c'ho paura. Questa è la mia consolazione. Però magari sì, non lo so. Non la fate morire, dai. Non la fate morire, dai. Gwen è un personaggio fighissimo. Salvate il soldato Gwen. Anche gli altri. Sì, è un personaggio figo, quindi ho di lato il fatto che la doppio io. Mi piace molto come personaggio. Poi è stata la prima Spider-Woman, non lo so, almeno in questo film, tra il primo e il secondo, no? Quindi sì, è particolare, sarebbe un po' un peccato. Tommaso. Io farei morire il mio. No. Ma di quale universo? Allora, muore sempre Gwen, per una volta. Fai morire il mio, ce ne stanno due. Tienine uno, possibilmente il cattivo. Possibilmente. A me sembra una scelta intelligente, c'hai più roba su cui lavorare poi se prendi il cattivo. Inverti ruoli. Vero. Allora, sbaglio di lavoro. Sarebbe affascinante. Dubito che Marvel faccia morire Miles con tutto il rilancio che sta avendo. Quello che Spider-Stronzo, che fanno? Spider-Stronzo. Si concentrano su Gwen, giusto? Va bene. Ultima domanda dalla chat e poi passiamo al gran finale di Luciano. Mi raccomando, ci aspettiamo. Con la parrucca sempre. Sì, che... Ormai. Con la parrucca. Prendo proprio l'ultima che è stata fatta. Ora scorro giù con la chat. Ok. L'ultima è cosa? Mi piace un bot. L'ultima è questa. No, ma mi piace lo scroll del mouse, senti. Sì, sì, no, ma infatti ti vedo soddisfatto mentre lo fai. È tipo quando togli la... È tipo il professore con la penna, no? No, raga, è come quando comprate il telefono nuovo e togliete la pellicola. La stessa cosa è con la rotellina del mouse. Ed è bello. Penso. Comunque, l'ultima è, a livello caratteriale, una cosa che ritrovate in voi del vostro personaggio. Quindi cosa, almeno un aspetto, se esiste ovviamente, che avete in comune con il personaggio che doppiate in questo film. Io la preoccupazione per il futuro del figlio. Vabbè, la preoccupazione per il futuro del figlio. Ok, beh. Profondo. Chi altro lo ha? Ho timore. L'idiozia. Ah, ok. Cosa è la stessa mia. L'idiozia è la mia stessa idiozia. Sì, sì. Cioè, è piuttosto idiota, nel senso essere un genio, un nerd, uno scienziato, eccetera. Cioè, ha un tipo
proprio di meccanismo mentale, di collegamenti mentali, sì. Sono abbastanza, a me fanno molto ridere, perché sono, io li chiamo idioti, che non sono, non vuol dire stupido, vuol dire un tipo di stupidità di altro genere. Intelligente. Esattamente. Quindi sì, chiama, li cercavo. Una sorta, una certa qual demenzialità nei suoi schemi mentali, che conosco come molto mia. Ok. Quello sì, sicuramente sì. Vabbè. Intanto in chat scrivono Spider-Stronz, nuovo filone Marvel. Sarebbe ma proprio chiamato così, è Spider-Stronz, cioè sarebbe bellissimo. Certo. Ok, quindi Emiliano e Simone hanno risposto. Ovviamente Mattia, tu non fai parte. Però se ti va poi dopo puoi dire se c'è un aspetto caratteriale che ti accomuna magari con uno dei personaggi. Chi ce l'ha pronto? L'aspetto che ha detto Tommaso, Roscin, Emanuele? Guarda, io ti posso dire, vado a vedere il film, no? Sì. Io con Gwen, che sbrocca, ok? So, cioè, il mio ragazzo vicino a me fa, oh, te sa dice. E poi il film inizia tipo mezzo, quindi carina questa cosa, quindi l'ha notato lui. E poi non lo so, forse cercare di far... cioè, allora, lei fa questa cosa, no? Dove cerca di proteggere un po' Miles, cerca di fare un po' la cosa giusta, cerca sempre di... vuole fare bene un po' a tutti, sia per la squadra, no? Sia per Miles. E un po' forse mi ci rivedo in questa cosa, cioè cercare di... non lo so, di far star bene tutti quanti, di non far rimanere male, anche se... vabbè, sì. Così, questo. Però secondo il mio ragazzo, appunto, lo sbrocco. Lo sbrocco, ti si addice. Ti si addice. In colla. Va bene, va bene. Quindi c'è la doppia testimonianza tua e del tuo ragazzo, che poi sono due aspetti diversi, però della stessa persona. Bello. Emanuele? È il fortissimo legame indissolubile con quello che ha perso. Okay. Questo sì. Il legame. Che è un aspetto profondissimo del personaggio che, insomma, poi chi vedrà il film capirà. E sì, indubbiamente questo. Ok, ok. Tommaso? Penso principalmente quel senso di confusione, nel senso che ti capita tutto quanto, lo fai perché ti capita, però in realtà non ci stai a capire il cazzo. Prendi quello che c'è, magari hai qualche idea definita e tutto quanto, ma c'è talmente tante cose che poi non sai neanche te che è quello che vuoi e non vuoi. Beh, chiaro, hai espresso proprio un bel concetto con poche parole, che in realtà sono caratteristiche comunque importanti, sì, dei, sì, personaggi che avete fatto, quindi è bello vedere comunque vi siete ritrovati in qualcosa che alla fine è piaciuto talmente tanto alla gente e che poi accompagna parte delle storie fumettistiche, no? Si spera anche di quelle in digitale, insomma, si spera che sempre più film, sempre più serie, prodotti, ecco, si potete continuare a doppiarli. Però è una bella cosa. Non sempre magari si riesce ad azzeccare, cioè, si trova la combinazione perfetta anche a livello proprio caratteriale, anche a livello interiore, tra voce, attore, personaggi, cioè... Invece, quando c'è questa chimica particolare, credo sia ancora più carino, perché magari viene fuori qualcosa di ancora diverso, no? Sì, sì, è vero. Mattia, tu hai qualche aspetto caratteriale in comune con qualcuno dei protagonisti? No, stavo pensando più che altro, vabbè, Miles, cioè l'essere testardo quanto lui, ma in una maniera proprio, cioè, perfetta, cioè quella è una roba proprio che identica al mio carattere, quindi se dovessi prenderne una, sì, è questa la parte. Sì, ma tantissimo, sì. Nel frattempo ci seguono anche dalla Spagna, raga, stiamo diventando internazionali, grazie, un salutone. E questo è merito di Tommaso. Hola! Sicuramente. Grazie a Barcellona. Merito tuo. Vi sto chiamando da Madrid. Allora, stop dalle domande in chat, ultimissima domanda di Luciano, quindi Luciano, la scena è tua, aspetta Luciano che... di campagna. Oh, non vedo il riquadro di Luciano. È raffreddato. Aspetta. Vai, allora, Luciano. No, vai, ti prego. Vai, Luciano, a tutto schermo.
No, dai, ti prego. Allora, Luciano, non ti permettere mai più di togliermi l'inquadratura. Cioè, non ti tolgo i comandi. Guarda, Sandra e Raimondo, guardali. Guarda. Vai, Luciano. Insieme. Fa la tua domanda allora, e poi ripasso. La mia domanda è, lavorativamente parlando, appunto, riprendendo il leitmotiv del film, quindi annullare un evento canonico, qual è magari quell'evento canonico che vi è capitato al lavoro e che, oppure che vi capita e che vorreste cambiare? Ok. A tutti, ovviamente, anche a Mattia. Io mi giustifico. No, non ho capito bene. Cioè... Manco io mi giustifico. Ma manco Luciano. Ma manco lui. Quindi, aspetta, provo a interpretare come fanno un po' sì. I giudici. Cioè, tu hai detto... Vada. Sì, perché Luciano è tipo il codice civile, va interpretato. Quindi se c'è un evento canonico, dici un qualcosa, un evento, ma lavorativamente parlando, nella propria vita personale, che cambierebbero così come... Lavorativamente parlando, così come Miles ha cambiato il suo evento canonico, che è la morte del capitano, giusto? Era il parallelismo tra... Però dovrebbe essere tipo un qualcosa di ricorsivo, cioè un qualcosa che esatto, capita spesso nel vostro lavoro e che vorreste che invece non capitasse più, che vorreste rompere come schema. Ok. Quindi adesso... Io ce l'ho. Se... Come no? Vai Mattia. La parte iniziale di layout, dove fai lo storyboard. Perché la parte... coloristi. No, vabbè, quello faccio tutto quanto io, quindi... No, la parte già eliminati. È... Esatto. La parte iniziale è quella più faticosa, perché a livello mentale hai il foglio bianco e quindi non è una roba a cui appoggiarti, tipo magari quando hai già fatto il disegno o hai già fatto lo storyboard, hai un qualcosa su cui lavorare, no? Metti in opacità e poi ci lavori sopra, hai un disegno e colori e quindi hai dei paletti su cui farti forza, no? Quando hai invece il foglio bianco è sempre un po' un trauma, cioè hai uno script, leggi vignetta per vignetta quello che succede, quindi quella è la parte più difficile, per quanto sia anche artisticamente parlando stimolante, perché crei la regia di tutte quante le sequenze. Però è stressante quella. È quella, non dico più lunga, però quella parte di lavorazione di un fumetto è tostissima. E quella la vorrei... Cioè, eliminare è impossibile, perché ovviamente senza quella non riusciresti a fare il fumetto. Però boh, se si potesse, tipo con uno schiocco di dita, renderla più leggera... Occhio che gli schiocchi di dita ultimamente sono... Ah, è vero. Quindi, è vero. Magari... Quello ha detto Alessandro Rossi. Cioè... Proprio lui. Tutto vero, vero. Non lo so, che ha detto? È perché lui è doppia Thanos, perfettamente bilanciato. Sì, lui doppia Thanos con uno schiocco di dita ha fatto sparire il mecca dell'universo. È vero. Sì, ha fatto sparire Maggi. Ok, quindi la parte di layout, ma non ho capito perché non ti, cioè, ma per la pesantezza del processo o perché proprio non ti piace quella parte? No, per la pesantezza del processo, okay. Perché in realtà poi quando è finito è figo, cioè nel senso metto già anche i toni di grigio, le luci, no? A livello artistico è anche bello rappresentarlo, solo che creare, cioè immaginarsi una scena, quindi a livello mentale, fare tutto quel processo, capito, dove crei le emozioni che poi vuoi trasmettere tramite le scene, sono pesanti, perché è proprio il discorso che è un foglio bianco e devi partire praticamente da zero, mm-hmm. E creare appunto questo legame tra disegno e script che non è mai, okay. Diciamo così, ovvio e facile da trasporre. Però sì, cioè solo per renderlo un po' più leggero, a livello, sì. Okay. Però ovviamente non è possibile. No, è chiaro Mattia, grazie. Ok, chi altro ce l'ha? Io ancora non ho capito la domanda. Un qualcosa che accade spesso nel vostro lavoro, ma che vorreste eliminare. Quindi un evento canonico del vostro lavoro che vorreste cambiare. Ok. Messa così è molto più comprensibile. Io ne ho tanti, ma infatti c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pescane uno, sì, pescane uno. Okay, allora, l'ingerenza dei clienti sulle distribuzioni dei direttori, ne parlo come direttore di doppiaggio, okay. Che è quel mio lavoro. L'ingerenza dei clienti sulle distribuzioni e anche sul testo. Dei copioni con cui andiamo in sala, okay. La trovo spesso insopportabile, se non giustificata da
da motivazioni editoriali. Mi spiego. Se io scelgo Emanuele Ruzza per fare il protagonista di una serie Netflix e il funzionario Netflix mi dice: guarda, io ho 4 serie in uscita con Emanuele Ruzza protagonista, me lo puoi cambiare? L'accetto. Oppure metto Emanuele Ruzza su un determinato attore e il cliente mi dice: guarda, su quell'attore abbiamo 2 serie che stanno andando molto bene e non lo doppia Ruzza, lo doppia Coltorti, ci puoi mettere Emiliano? Questo mi sta bene. Cioè, sono scelte editoriali. Oppure un ingentilimento di un copione un po' scurrile perché vogliono evitare di mettere il parental control troppo alto. Sono sempre scelte editoriali che accetto. Tutto il resto per me è un'ingerenza priva di motivazione e spesso portata da persone che non hanno il background che ho io per fare determinate scelte. Sto cercando di essere civile perché mi verrebbe si sente lo sforzo, si sente, sta scoppiando una mira, stiamo percependo lo sforzo. Però credo di aver reso l'idea. Come no? Stavi scegliendo le parole con cura. Perché non so chi è in ascolto, capito? Certo, no, no, ma sono stato con la testa di cazzo. Tengo famiglia, come si dice. Salutiamo la Sony, ringraziamo. Certo. Chiaro, chiarissimo. Emiliano, tu stavi dicendo invece qual è la tua? Un mio personale problema con gli adattamenti fatti di merda, che purtroppo sono una costante nel nostro lavoro, in particolar modo essendo io fondamentalmente bilingue, diciamo, capisco molto con l'inglese, capisco molto molto bene l'inglese, e siccome l'80% del lavoro che facciamo è più o meno sull'inglese, del lavoro che andiamo a fare, io convivo costantemente con la necessità di o tapparmi mezzo cervello e non ascoltare quello che viene detto in originale per rendermi conto che è tradotto a, scusate il francesismo, a cazzo di cane, oppure se anche magari poi invece non capisco l'originale, un'altra lingua, quello che sia, comunque fondamentalmente, che poi si collega a quello che dice Simone, con un'impreparazione di fondo della persona che sta facendo quel lavoro, che però lo fa a livello professionale perché i suoi copioni arrivano in sala seguendo una trafila che noi sappiamo qual è ormai, ma che non è assolutamente quella che dovrebbe avere un professionista di quel genere. Per cui è quella una cosa che io sinceramente, che ormai è endemica del nostro lavoro, cioè è così. La gran parte dei copioni, dovuto al fatto che c'è tanto lavoro da fare, quindi servono tante persone, che tanta forza lavoro che riesca ad andare dietro alla richiesta, eccetera, insomma, e all'impreparazione delle nuove generazioni, perché non c'è stata una formazione, tutta una sequenza di cose che sappiamo. Però il risultato è che la gran parte dei copioni su cui ci troviamo a lavorare vanno rivisti in sala, vanno rimaneggiati, vanno riscritti, vanno riadattati, vanno ricordati, e se non lo fai, il lavoro che viene fuori è pieno una di... una merda. Esatto. Pane al pan. Eh sì. Quindi questo io lo cambierei sicuro. Chiaro. Emanuele? Io cambierei la fretta, se possibile. La toglierei proprio di mezzo. È la nemica più grande della qualità e dell'arte in generale. Se fosse possibile eliminare un po' di fretta da questo mondo in generale, ma soprattutto nel nostro mondo, io parlo nel nostro piccolo, ne giovereste tutti, non solo noi da professionisti, ne giovereste da spettatori, ne giovereste da amanti di qualunque genere cinematografico. E quindi sì, forse un po' di fretta la toglierei di mezzo. E un po' di tirchieria pure toglierei di mezzo, perché l'arte va supportata in tutte le sue forme. Noi per carità siamo una fascia molto fortunata nel mondo dell'arte in generale. Io ho molti miei colleghi d'accademia che magari col teatro si arrabattano molto peggio di noi, però ecco, sì, aumenterei un pochettino di più il profitto sicuramente, ma ancora di più il tempo. Il tempo è fondamentale.
se tu prima, Andrea, hai detto che ci sono voluti 4 anni per fare una scena, pensa se a noi ci dessero, che ne so, 2 mesi per doppiare un film, 3 mesi per doppiare un film, quanto bene potrebbe venire. C'era una volta in America 6 mesi. Vedi? Ed è un capolavoro. Sì. Come lo metti, è un capolavoro. Il anche primo così. Doppiaggio è un capolavoro. Certamente. Vabbè, quello che ha fatto storia. Il secondo doppiaggio ci avranno messo molto meno dei 6 mesi. Settimana. Come adesso, cioè non puoi fare un film da protagonista in 8 turni, 10 turni, cioè sì, si può fare, però viene così e così, viene bene perché fai quello, ma se nel frattempo fai milioni di altre cose come facciamo, viene così e così, ecco, ma io parlo dal comparto, ma sia dei dialoghi che della direzione, che la distribuzione, manco tempo per metterci tutti gli attori che vorresti, perché magari uno è impegnato su un altro progetto e uno sta male in quel periodo, non lo puoi manco aspettare, cioè se c'hai un problema personale, un lutto, una malattia, ma anche il Covid stesso, no? E basta, si cambia, chiamo un altro, che me frega, tanto è uguale, e non è uguale, lo sappiamo tutti che non è uguale, tutto qua, un po' di fretta di meno. Ok, mancano Roshin e Tommaso. Sì, yes. Va prima. Vai, accomodati. Prima le signore. Allora, io penso che, vabbè, a parte la fretta, come ha detto Emanuele, cioè un po' più di tempo. Poi a me piacciono i direttori, le direttrici esigenti, ovviamente che ci capiscono, no? Cioè non esigenti tanto per esigenti, cioè non perché mi piace essere, non so, sotto con cognizione di causa. Ah no, però proprio che in qualche modo ti guidano, no? Cioè ti insegnano, sono esigenti, e quindi anche persone dietro che hanno, capito, un bagaglio culturale nel non culturale, cioè che sappiano, che sanno quello di cui stanno parlando, insomma, ovviamente nel doppiaggio. E questo, che ci sia un po' più di esigenza, sì, direttori che ci tengono, mi ci trovo molto bene, vorrei che sia sempre così, sempre. E buona la prima, non mi fa sentire troppo bene, perché no, dai, quante volte, almeno per quanto riguarda me, è veramente buona la prima. Cioè, se c'era una volta in America, l'hanno doppiata in 6 mesi, no? È ovvio che voglio essere anche bravissima, però se puoi fare una cosa sempre meglio, chiunque può fare una cosa, anche una persona bravissima, no? Prendere una sfumatura migliore, o... Beh, questo, che sia un po' più di cura, da parte di tutti, non che non c'è, però che sia esteso, che sia sempre questo. Capito. Ok, ok. No, è chiaro. E tra l'altro in chat scrivono, a proposito di traduzioni, stasera abbiamo il doppiatore di però quanto a te, quanto a quel che non puoi fare che tu, per te qualcosa potrebbe fare, dovrebbe esserci. Emanuele, mi sa che... Ragazzi, io non so appunto la tiratura di quel copione, ma io la pagina ce l'ho a casa. Quella è buona proprio varia. Inestimabile. Altro che variante di Miles Morales. Ce l'hai incorniciata, quindi... No, incorniciata no, però l'ho rubata là, da qualche parte. Te l'autografi da solo e la fai incorniciare. Sì, però sta lì, ce l'ho perché avevo capito che era memorabile quella cosa. E poi l'è diventata, e in men che non si dica era un meme ovunque. Sì, sì. Ho visto persone che mi hanno mandato foto di cosplayer a Lucca con il fumetto sopra con tutta la frase scritta, e, insomma, divertente, dai, carino. So che ci hanno fatto delle magliette. Ci devono dare i diritti a sto punto. Sì, è uscita un po' di roba. Quelli sì, li pio 2 volte, perché comunque li prendo sia per il doppiaggio sbagliato che per quello corretto, quindi siamo a posto. Da quel punto di vista. Va bene, Tommaso, e poi chiudiamo. Oltre ovviamente a tutto quello che hanno detto i miei colleghi, c'è una grandissima mancanza di professionalità, ritardi, organizzazione,
e soprattutto ci sono persone che dovrebbero baciare per terra per dove sono, perché ci sono persone che veramente non sanno qual è il loro posto, che non c'è motivo per cui dovrebbero stare dove sono, non hanno un minimo, come dice Di Simone, di background, e se la sentono anche, se la tirano anche, e invece dovrebbero un attimo capire dov'è il loro posto. E ti farei, guarda, ti farei anche il nome, soltanto che non me lo ricordo, perché è così poco rilevante. Ti farei anche il nome, solo che non me lo ricordo. Va bene, va bene. Bam, questo era proprio da microfono così che sì, cade. Però qua devo buttare il telefono. Modalità, Tommaso stava in modalità Miles dell'altro. Posso buttare la parrucca io? In modalità Prowler. Sì, ti piacerebbe. Ti piacerebbe. Tu ormai Luciano ti fa tutte le live così, sappilo. Sì, perché poi state, altrimenti poi entra Emanuele in live e dice ma, Luciano la parrucca, anzi Emanuele prenderò l'estratto tuo audio dove dici no Luciano te devi mettere la parrucca, glielo metto in continuazione. Certo. Caster. Caster. Magari rasate sotto perché mo agosto arriva, poi, tosta, magari sì, magari sì. Allora andiamo in chiusura, è stata una bellissima live. Aspetta, ovviamente. Aspetta. Prima di chiudere, dici, devo fare interessi privati in atto pubblico. Come no? Falli pure. No, perché così non mi può dire di no. Mio figlio sì, disegna. Che bello. Allora volevo chiedere se Mattia dà il permesso a loro di darmi il tuo numero, che sì, ti telefonerò per chiederti dei consigli per la fine del liceo di mio figlio. Ma stai scherzando, voglia? Certo. Okay. Ok, allora se mi vuoi scrivere in privato, se ti passo, se mi danno il numero di contatto, poi ci sentiamo. Sì, 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 come no, volentieri. Sarà nostra premura. Mi danno il suo numero. Dai, certo. Sarà nostra premura inviartelo. Se abbiamo tanto l'ok di Mattia in live. Grazie, io li ho fatti, sì, 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 sì. Okay. Grazie mille. Va benissimo, grazie, volentieri. Perfetto. Io invece, Mattia, poi ti do il mio indirizzo, così mi invi la variant che non ho trovato nei... Va certo, bene. Manco io l'ho l'originale. Io c'ho, c'ho tipo 6-7 blind pack da spacchettare, okay, che ancora non mi sono arrivati. Ma palese. Va bene. Ma no, Panini funziona così, Ci sta. Porello, fa fine nostra con l'anteprima e i poster. Uguale. Sì, uguale, uguale, esatto. Identico. Uguale. La stessa cosa. Tu sei l'autore, l'hai fatto tu, è roba tua, esatto, e non ce l'hai. Cioè, ma perché dovrebbe esserci, no? Che perché dovrebbe averlo? Questo è il ragionamento di... Una vabbè, delle 50, manco 2-3, che cazzo. Ma, ma ti rendi conto di chi stai parlando? Cioè, in fondo perché Mattia, no? Dai. Perché non dovrebbe averlo? Perché non dovrebbe averlo? Cioè, oh, c'è quella di Gabriele, l'hanno trovata, non si sa nulla. Ma non lo sappiamo, Luciano, adesso Luciano, vediamo. Adesso tu entri con la parrucca, sei emozionato. Comunque fatemi andare in chiusura e ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, siete sempre fantastici, è stata una bellissima live, mi dispiace che come al solito non riusciamo a fare molte domande, però sono contento che comunque cerco di pescarle diversificate così più persone possono... Come sei umano, lo so, come lo sei so. Umano. Ringraziamento umano, anche ai miei streamer di questa sera, Willow, sistema sta corrente perché non è che puoi entrare, usci come ti pare, in Porto dei Mari, hai creato anche questa... questa competizione tra Luciano e Spanky che adesso mi toccherà un po' placare gli animi all'interno di Pepe. Quindi veramente grazie Andrea, Luciano e Willow, ma il grazie più grande questa sera va ai nostri ospiti, siete stati veramente fantastici, quindi grazie mille per essere ritornati grazie qui a voi. Su questi grazie a voi. È sempre un grandissimo piacere, noi vi auguriamo bloccheranno tutti weekend. Alla fine di questa diretta tutti ci bloccheranno, non torneranno mai bloccheranno più. Luciano, è colpa di Luciano questa, no. Però noi vi auguriamo seguiteci, fateci crescere così i clienti penseranno che siamo diventati famosi e possiamo essere tutti bravo più Ponte... adesso questo è il comparto indie del doppiaggio, bravo Emanuele, che l'indie ha da offrire punto esclamativo punto esclamativo ospite e trovate tutti i riferimenti social nello specifico Instagram dei nostri ospiti di questa sera e seguiteli su, seguiteli, raccomando, tanto però gli audio non li facciamo, no, gli audio no, dai, non ci fate fa brutte figure che andate là ai nostri follower e chiedete audio, no, però già abbiamo cacciato nelle chat nostre, va bene, va bene, noi vi auguriamo un buon weekend e vi ricordiamo prossima settimana ci saranno anche un bel po' di cose fighe dal vivo e in qui in live, vi spoileriamo solo due, che ci sarà Giù Pizzo negli ospiti talks prossima settimana. È un altro speciale, quindi di solito noi ne facciamo uno al mese, però dato che era un po' di mesi non ne facevamo uno, ne abbiamo messi due qua. E ci sarà uno speciale molto simile a quello di questa sera con sulla Sirenetta.
Ok, quindi... mica la settimana prossima, il 22. Sì, lo so, ho detto da qui a accelerato. Quindi ci sarà anche molto da parlare su questa cosa. Ok, quindi buonanotte e buon weekend. Ciao. Grazie a tutti. Grazie. Ciao.